Buongiorno a tutti, iniziamo. Ci dispiace che non siate venuti a vedere la parte nuova dell'RSA Bosco della Stella. Abbiamo anche avuto la benedizione, la lunga benedizione, quindi iniziamo bene la giornata e vi chiediamo di prendere posto. Vietti, l'assessore e le altre persone che sono ancora sotto stanno salendo. Iniziamo subito il lavoro. Intanto vi ringraziamo per essere così numerosi a questa prima scuola di sanità pubblica e privata a Torino, anzi a Rivoli, e speriamo che porti dei frutti che possiamo pubblicare, che possiamo mandare al nuovo ministro della sanità a Roma. Cominciate per piacere a prendere posto che stanno salendo, grazie. Scusate, ma io ho l'onore e l'onere di interrompervi nelle vostre piacevoli conversazioni. Sono Franco Dessì, sindaco della città di Rivoli, e colgo l'occasione per portare i saluti della nostra città in questo importante evento, in questo convegno di alto profilo. Però voglio cogliere l'occasione anche per ringraziare, nella figura del presidente Vietti, tutti i collaboratori che a diversi livelli, con diversi ruoli, lavorano in questa struttura che, come abbiamo potuto notare anche oggi, può rappresentare un'eccellenza del nostro territorio, anzi è un'eccellenza del nostro territorio. La struttura si sta integrando via via con quello che io chiamo il sistema Rivoli Città Solidale, vale a dire quel tessuto diffusissimo di organizzazioni pubbliche, di istituzioni, di operatori privati e soprattutto di volontariato che lavora con grande passione, con grande professionalità, con grande amore in direzione dei bisogni, del disagio, delle difficoltà, delle fragilità che ci sono nella nostra comunità. Quindi un grazie sentito al Bosco della Stella, a tutti i suoi collaboratori, come dicevo, per l'importante ruolo che svolgono all'interno della nostra comunità. Buon lavoro. Grazie, buongiorno a tutti. Sono molto contento di vedervi così numerosi. Mi spiace per chi è in piedi. Magari se la dottoressa Feroldi ci recupera ancora qualche sedia, forse riusciamo a sistemare tutti. Grazie a tutti gli intervenuti, grazie al sindaco Dessì, grazie al presidente Boeti, all'assessore Saita, al direttore generale Boraso, al presidente dell'AIOP Perla e a tutti i relatori che io mi limito ad introdurre con qualche considerazione sul tema sanità pubblica e privata nel Servizio Sanitario Nazionale. Ci sono diversi approcci rispetto al tema sanità pubblica, sanità privata. Io vorrei fare una considerazione che non attiene tanto alla natura degli erogatori della sanità, cioè se questa sia pubblica e privata, quanto pubblica e quanto privata, ma vorrei fare una considerazione su un aspetto che viene talora sottaciuto e forse troppo sottaciuto, che è quello della spesa sanitaria privata, la quale sta assumendo una dimensione sempre più rilevante. Più di metà degli italiani, si stima 36 milioni di italiani, mette mano alle proprie risorse per pagarsi le spese sanitarie. È quello che in gergo si chiama out of pocket, che detto in inglese fa più fine, ma in sostanza vuol dire mettere le mani in tasca e pagare di tasca propria. Cioè i cittadini pagano sempre più
spese sanitarie. Stiamo parlando di un importo che in termini assoluti è di circa 35 miliardi rispetto alla spesa sanitaria complessiva di 150 miliardi. Quindi un dato che si avvicina a un quarto della spesa. E credo che dunque questo giustifichi il parlarne, giustifichi il ragionarne, verificarne le criticità e indurci a riflettere sulle possibili soluzioni. Perché? Perché questa spesa out of pocket non dipende tanto dalla natura privata o pubblica dell'erogatore, ma dipende dalla natura del consumatore, il quale appunto mette mano alle proprie saccocce. Ed è una spesa che riguarda trasversalmente tutte le categorie sociali e incide sul budget di quasi tutte le famiglie italiane, non solo quelle più benestanti, come talora tenderemmo a pensare, ma anche a quelle di basso reddito. E incide proporzionalmente di più su chi si trova in condizioni più difficili e più disagiate, incide di più sulle fasce di età avanzate, incide di più su chi ha patologie più gravi e in realtà sappiamo che le due cose vanno spesso di pari passo, perché chi è in età più avanzata è anche affetto da patologie più gravi e quindi queste sono categorie sempre più costrette a far ricorso alla spesa privata. Una spesa geograficamente distribuita su tutto il territorio nazionale, molto forte anche nel sud, connessa anche a dati di sommerso, per cui c'è anche qualche dubbio sull'attendibilità dei dati. Questa spesa, cioè i 35 miliardi di cui parlavo, incide per il 37% sulla farmaceutica e gli apparati medicali, per il 14% sui servizi ospedalieri, per il 47,9% per ticket, servizi di odontoiatria che hanno un'incidenza molto alta e ambulatoriali. Tra le cause di questo ricorso così elevato alla spesa privata c'è la difficoltà dell'accessibilità al servizio sanitario, la presenza, lo sappiamo, delle liste d'attesa molto lunghe, quello che si chiama in gergo il razionamento sanitario, cioè la induzione di una serie di difficoltà che ritardano l'accessibilità alle prestazioni del servizio sanitario e dunque inducono a cercare dei canali paralleli per conseguire lo stesso risultato. E poi anche indubbiamente il ticket, che ha un ammontare non lontano dalle stesse tariffe delle prestazioni sanitarie, il che induce il privato a pagarle piuttosto che attendere tempi biblici per avere la prestazione. È una spesa, questo credo lo dobbiamo sottolineare, che fa riferimento a bisogni oggettivi, cioè non fa riferimento a un consumismo sanitario purché sia, non è come qualcuno ha teorizzato un po' provocatoriamente una sorta di ipocondria di massa, nel senso che potrebbe fare riferimento a esigenze fantasiose. No, si tratta di bisogni reali che fanno riferimento ad una popolazione sempre più anziana, ad una popolazione che nel nostro paese, come sappiamo, è tra le più vecchie del mondo, siamo secondi soltanto ai giapponesi. Ovviamente questo invecchiamento determina l'aggravarsi di condizioni di criticità, di non autosufficienza e quindi in una sorta di spirale, ahimè non neanche troppo virtuosa, questo incrementa l'esigenza della spesa sanitaria privata a carico direttamente delle tasche dei cittadini. Questo fenomeno su cui oggi insieme ad altri vogliamo riflettere è un fenomeno che se non gestito e controllato rischia di mettere in discussione il nostro stesso sistema di welfare e il patto sociale che sta alla base. Ecco perché credo che il tema del convegno sia tema di grande rilevanza che merita una riflessione collettiva.
Certo, tutto questo sta dentro un quadro di finanza pubblica in affanno, di contingentamento delle risorse sempre più incombente. Abbiamo visto diminuire negli ultimi anni le risorse della sanità di oltre un punto all'anno, ci stiamo avvicinando pericolosamente alla soglia del 6% della spesa sul PIL, che è la soglia indicata come quella di sostenibilità sotto la quale non è possibile andare se si vuole mantenere un sistema assistenziale sanitario adeguato. È un fenomeno questo che mette in discussione addirittura i principi fondamentali su cui si basa non soltanto il welfare, ma addirittura il nostro patto sociale collettivo, cioè i principi della nostra stessa Costituzione, principi di uguaglianza, principi di diritto alla salute, di progressività dell'imposta, di universalismo, di solidarietà. Dico solidarietà, anche se mi rendo conto, mentre lo dico, che è un concetto che non sembra andar per la maggiore, non gode in questo momento troppo di buona stampa, ma tant'è, la nostra Costituzione ci si fonda, e io mi permetto, anche andando controcorrente, di richiamarlo, il principio che fa riferimento all'esigenza di far ricorso alla fiscalità generale per sostenere la spesa del Servizio Sanitario Nazionale. Principi che tendiamo a dare per scontati, che invece forse è bene ricordare, è bene richiamare anche in un contesto che in qualche modo li rimette in discussione. Sono il quadro di riferimento normativo non solo primario ma addirittura costituzionale. E questo aggravarsi della spesa a carico dei singoli cittadini rischia in qualche modo di rimetterli in discussione, anche perché questi non sono principi astratti, sono principi che poi trovano la loro verifica e la loro attuazione nella vita delle singole persone e nelle difficoltà che devono affrontare. Certo, noi sappiamo che il nostro è un sistema molto diverso, molto differenziato, che ha caratteristiche diverse da regione a regione per tipologie di prestazioni, per quantità, per qualità, per tempestività. Sappiamo che per fortuna da questo punto di vista noi viviamo in una regione virtuosa, nonostante le difficoltà del passato, ma che ha in gran parte recuperato tutte le sue posizioni. Sappiamo che ci sono situazioni in giro per l'Italia molto molto peggiore della nostra, ma questo non ci induce ovviamente all'illusione che non abbiamo problemi anche noi. Si stima che siano 13 milioni nel nostro paese le persone in difficoltà per far fronte alla spesa sanitaria, 7 milioni le persone che hanno usato tutti i propri risparmi per far fronte ai bisogni della propria salute, rispetto ai 2 milioni che alimentano le categorie della nuova povertà. Ora, questo è un quadro evidentemente fatto di luci e di ombre, un quadro che presenta elementi di preoccupazione e che soprattutto ci deve indurre a riflettere come invertire le tendenze negative. Credo che una delle soluzioni, o almeno tentativo di una soluzione, stia nella cosiddetta spesa intermediata. La spesa intermediata deve diventare, a mio parere, alternativa all'out-of-pocket, cioè alla spesa sanitaria di tasca propria. È una spesa, quella intermediata, che fa ricorso a forme sanitarie integrative, cosa che avviene ma in misura ridotta, e troppo ridotta rispetto agli altri paesi europei. Sono circa il 19% gli italiani che fanno ricorso a questo tipo di spesa, cioè circa 12 milioni, 55% dipendenti, 14% autonomi. È un settore che gestisce circa 5 miliardi di spesa, che è solo il 2% della spesa sanitaria totale, che per la metà va a rimborsare prestazioni ospedaliere, per il 30% quelle diagnostiche e specialistiche, per l'11% quelle odontoiatriche.
È una spesa però che ha scarso riferimento alla dimensione del nucleo familiare, è poco adeguata al ciclo vitale perché copre poco o pochissimo le condizioni di quelli che sono in età avanzata e oltre il pensionamento, che come abbiamo visto sono proprio quelli che spesso si trovano in maggiore difficoltà. Questa spesa intermediata ha una distribuzione territoriale abbastanza disomogenea, il nord-ovest ne ha per il 38%, 33% al centro, solo il 12% al sud, con un costo che è stimato nelle versioni collettive in circa 339 euro a persona, nella versione individuale a circa 500 euro a persona. Ora, il dibattito noto agli addetti ai lavori tra il cosiddetto sistema Beveridge, quello che fa carico alle prestazioni, di tutte le prestazioni integralmente al servizio sanitario e assistenziale con il ricorso alla fiscalità generale, rispetto al cosiddetto sistema Bismarck, che è quello mutualistico, io credo che oggi sia in gran parte superato, o almeno è superato nella dimensione ideologica che vedeva contrapposto il richiamo a questi sistemi. Credo che oggi la sfida è quella di trovare un equilibrio tra queste diverse forme di prestazione e di copertura, una svolta che coinvolga nuovi attori rispetto a scenari tradizionali in gran parte superati, che permetta di mettere in campo un mix di ricerche in cui la sanità pubblica ovviamente mantiene un ruolo insostituibile, in particolare per far fronte alle esigenze delle fasce deboli, dei casi gravi, ma in cui tutto il fronte della cronicità, i nuovi bisogni della riabilitazione devono vedersi aprire uno spazio nuovo, uno spazio in cui le forme di sanità integrativa privata possano affermarsi di più e meglio, ovviamente nel rispetto dei principi di libertà di scelta del medico e del luogo di cura, perché personalmente penso che questi principi affermati dai decreti legislativi del 90 continuino ad avere una loro valenza positiva insieme all'assistenza universalista e solidarista, che però deve fare i conti con un quadro di finanza sostenibile con, come ho ricordato, risorse sempre più ridotte. Ecco allora, io credo la riflessione di oggi certamente farà stato della necessità di superare la tradizionale distinzione ideologica tra pubblico e privato. Il tema non è se vogliamo un servizio pubblico o privato, ma è come in un sistema con una forte base di risposta pubblica ai bisogni di salute riusciamo ad integrare in modo adeguato ed efficiente un insieme di risorse e di meccanismi privati che insistono sulla stessa area di bisogno. In sostanza, che cosa possiamo fare perché quei 35 miliardi di spesa che esce dalle tasche degli italiani siano ben spese? Con una regolazione coerente di quel mercato, una integrazione ancora più forte tra il circuito pubblico e quello privato, la costruzione di informazioni che consentano di dar vita a policies adeguate. Questa è la cosiddetta prospettiva multipilastro che anche il nostro paese deve affrontare senza più incertezze, così da aumentare la quota di consumi intermediati rispetto ai consumi sanitari privati, con uno spostamento da out of pocket a spesa intermediata, perseguito con lungimiranza strategica, così da abbassare il rischio residuo rispetto al servizio sanitario nazionale, che grava troppo oggi sui singoli in relazione alle loro debolezze che si manifestano soprattutto nel momento del bisogno. È fondamentale ripensare questa alleanza pubblico-privato affiancando strutturalmente al servizio sanitario il secondo pilastro ancillare aperto a tutti i cittadini.
Questo consentirà anche al servizio sanitario di recuperare risorse preziose che il pubblico deve destinare alla innovazione scientifica, all'accessibilità alle cure, alla prevenzione, tutti obiettivi che non vanno dimenticati e rispetto ai quali il sistema pubblico ha il problema delle risorse. E dunque risorse che vanno recuperate su altri fronti e mantenute su questi, che sono fronti assolutamente rispetto ai quali non si può deflettere. Sembrerà che io abbia fatto un discorso più da assicuratore che da gestore di strutture private accreditate, ma in realtà l'ho fatto sia perché, così nessuno può dire che sono in conflitto di interessi, sia perché io credo che la soluzione dei nostri problemi e la soluzione per i nostri utenti stia in un ripensamento complessivo del ruolo di tutti gli attori, in cui il privato, in particolare il privato accreditato, non può pensare soltanto a se stesso, non può pensare di tirare acqua solo al proprio mulino, ma può pensare di contribuire, di collaborare a ripensare questo quadro complessivo, all'interno del quale poi ci sarà anche per il privato lo spazio per giocare le proprie carte. Vi ringrazio per l'attenzione e procediamo nella nostra giornata. Saluto il dottor Bono, che è il nuovo direttore regionale della sanità, che mi dicono è arrivato, eccolo. Buongiorno, benvenuto, dottore. Posso prenderla in contropiede e farle dare un saluto? Il direttore Botti mi ha scritto ieri dicendo che scusava la sua assenza, ma non poteva essere qui oggi perché ha avuto un problema con la mamma, che è stata ricoverata in ospedale a Roma. Però, per dimostrare la nostra tempestività, noi abbiamo immediatamente provveduto, e lo ringrazio davvero tanto, anche perché il preavviso è stato breve, ma ad invitare ad avere con noi il dottor Bono, che sostituisce il dottor Botti nel ruolo importante, delicatissimo, di direttore regionale della sanità, e quindi al volo lo preghiamo di darci un saluto. Bene, grazie per l'invito. Io ho avuto veramente poco preavviso, ma vi porto i saluti e il ringraziamento del dottor Botti. Ci tengo a precisare che sono il dirigente della programmazione, non il direttore generale della sanità, che è a tuttora il dottor Botti. Credo che... Noi guardiamo sempre avanti. Sì, non guardiamo troppo avanti, guardiamo con tranquillità a quello che c'è da fare oggi, che è già tanto. Credo che sia un convegno molto importante. Ho seguito le ultime parole del discorso appena concluso e non si può che concordare. Cioè, è un momento importante, un momento di cambiamento, un momento in cui forse le risorse non sono neanche così esigue, ma rimane e sta aumentando il fabbisogno del cittadino, e quindi giustamente tutto un grosso impegno territoriale, un grosso impegno nella prevenzione, e tutti gli attori, pubblico, privato accreditato, privato e quant'altro, devono camminare con un cammino sinergico. Quindi è stato importante il passo che avete fatto di una programmazione di regole condivise che aumentino il livello di trasparenza delle funzioni che ciascuno ha e permettano al privato accreditato, di aver maggiori certezze sugli investimenti che deve compiere in ambito di salute. E questo credo sia il cammino da percorrere, muovere le cose per avere prospettive diverse, per riuscire a essere collaborativi su un argomento particolarmente sensibile quale quello della salute.
Sulla parte delle assicurazioni vorrei dire che bisogna fare cultura, c'è bisogno, nel nostro paese c'è bisogno di fare cultura su questo argomento, perché siamo ancora un pochino distanti forse da risultati raggiunti da altri paesi in Europa e non solo. Con ciò vi ringrazio e vi auguro buon lavoro per tutto quello che andremo a affrontare. Però forse se mi consente diamo la parola all'assessore, il quale poi... No, non vorrei creare un conflitto istituzionale tra Consiglio e Giunta. Non sarebbe possibile fare tutte e due i sindaci. Ah, è vero, è vero, è vero. Qui giocate in casa. Allora, assessore Saitta, ti introduce il moderatore della nostra tavola, che è Fiorenzo Corti, vice segretario nazionale FIMG e responsabile dell'area comunicazione. Buongiorno a tutti. La relazione, Presidente Vietti, è stata super esaustiva, per cui per certi aspetti potremmo anche solo commentare alcune affermazioni che ha fatto. Comunque, in questo momento 113 miliardi di Fondo Sanitario Nazionale, i livelli essenziali di assistenza, le vaccinazioni, la presa in carico della cronicità, insomma chi gestisce il servizio sanitario indubbiamente si trova di fronte a delle sfide molto molto importanti. L'assessore Saitta non è solo assessore alla salute di questa regione, ma anche il compito di coordinare tutte le regioni che in questo momento hanno in carico l'organizzazione della sanità. Quindi su questo aspetto che riguarda non solo il privato accreditato, ma anche il privato puro, non solo le assicurazioni, ma anche le mutue integrative, e, indubbiamente c'è bisogno che si faccia cultura, come diceva prima il dottor Bono, perché io vengo da una regione dove... Questo, io sono lombardo, non so se capite dal mio accento, quindi abbiamo anche alle spalle già macinato un po' di questa cultura. In altre realtà questa cosa ancora non c'è, e quindi darei subito la parola al dottor Saitta. Grazie, tutto un saluto e un ringraziamento per questo invito e anche per questa occasione di una riflessione che dalla introduzione di Michele Vietti è una riflessione, come dire, molto ampia. Io darò, oltre a chiedere scusa a Nino Boetti, ma io farò, come dire, una riflessione, darò, come dire, un contributo a questa discussione partendo non tanto dalla Regione Piemonte e dai risultati che sono stati riconosciuti, anzi ringrazio per questo giudizio, ma una riflessione, come dire, più generale sulla sanità pubblica. Mi pare motore sanità indicava qui il tema della sostenibilità, che è la grande questione. È chiaro che il tema della sostenibilità del nostro sistema è un problema che riguarda tutti, pubblico e anche il privato, nel senso che per forza di cose questa preoccupazione ormai che continua, come dire, da molti anni, deve essere una preoccupazione, come dire, di tutti, perché i servizi vanno finanziati. Quindi io mi soffermerò, come dire, su questa questione. Devo dire che lo faccio con la preoccupazione che ho come assessore in questo caso, che, come dire, facciamo questa riflessione a 40 anni dalla nascita del nostro sistema sanitario. È un periodo in cui lo stiamo celebrando in tutta Italia. Ma complessivamente, almeno questa è la mia opinione, il giudizio sul nostro sistema sanitario così come è stato costruito 40 anni fa, un sistema pubblico, universalistico, che garantisce un servizio a tutti indipendentemente dal reddito, indipendentemente dal colore della pelle, è stata una grande conquista sociale che dobbiamo in ogni caso difendere. Poi abbiamo, come dire, finalità diverse, il pubblico e il privato, ma mi sembra che questo sia un elemento importante. Dopodiché è chiaro che sono necessarie obiettivamente delle correzioni, anzi sono utili delle correzioni, perché i 40 anni sono tanti, bisogna anche su questo riflettere attentamente, ma io vedo, come dire, un timore
che dalle difficoltà che possono esserci state, ma soprattutto dalla mancanza di finanziamenti adeguati, ne possa derivare, come dire, un'opinione, spero che di sbagliarmi, un'opinione che bisogna rimettere in discussione quel modello. Cioè bisogna essere, come dire, molto cauti su questo tema, tantissimi. Allora, il tema della sostenibilità economica è un tema che riguarda evidentemente la politica nazionale, e non soltanto nazionale, ma anche quella regionale. Bisogna spendere bene i soldi, in sostanza. Quando i soldi non sono ben spesi e quando l'unità d'Italia sulla sanità non è stata fatta, è chiaro che c'è un problema che per forza di cose richiama in causa le responsabilità di politiche di chi gestisce i sistemi regionali. Quindi il primo problema è quello, spendere bene il denaro pubblico. Ma al di là di questo, che mi sembra anche un modo per porre, come dire, a nome anche delle regioni un'esigenza, nel senso che dobbiamo fare qualcosa, c'è un problema di insufficienza complessiva del fondo sanitario. Qui Michele Vietti è stato, come dire, molto chiaro, il rapporto col PIL. Ora, questo è necessario. Cioè, è vero che negli ultimi 2 anni c'è stato un aumento del fondo sanitario, ma possiamo dire che è stato un aumento molto vincolato, soprattutto nell'ultima finanziaria, vincolato sui farmaci innovativi. Non è stato un aumento dell'attività, cosa importante, in ogni caso sempre fondo sanitario, utile. Però non c'è stato un aumento per l'attività sanitaria, anzi, devo dire che le difficoltà, e non sono soltanto del Piemonte, ma generali in tutta Italia, c'è un problema che negli ultimi anni, essendo stato insufficiente il fondo ed essendoci ancora un vincolo di assunzioni per quanto riguarda la spesa del personale, che non può essere superiore a quella del 2004, ridotta dell'1,4%, vuol dire che il nostro sistema è un sistema che ha sofferto. Poi con l'impiego di rientro ancora di più, ma un sistema che ha sofferto. C'è bisogno di personale. Questo è l'altra questione, cioè il tema dell'adeguamento del fondo. E poi, se parliamo di sostenibilità, c'è anche il problema che abbiamo posto in diverse occasioni, poi vi dirò dell'incontro che abbiamo avuto l'altro giorno con il ministro Grillo, che è il tema anche dei farmaci, tema importante, farmaci 17% dei 114 miliardi all'anno, parliamo di una cifra, come dire, consistente, dove abbiamo registrato in questi anni una difficoltà del sistema farmaceutico ad adottare principi normali che succede in tutti i settori privati, che è quello di un po' di concorrenza, quanto i farmaci sono equivalenti, quanto i farmaci sono biosimilari. Noi in Piemonte abbiamo fatto un po' scuola, in sostanza, abbiamo fatto le gare su biosimilari, un po' l'abbiamo fatta anche sugli equivalenti, e devo dire i risparmi sono consistenti e abbiamo vinto tutto quello che mi sembra le cause, tutti i ribelli. Cioè, quanto su qualche farmaco biosimilare rispetto al prezzo originale abbia avuto uno sconto del 90%, vuol dire che gli spazi ci sono. Adesso magari quello è un caso, ma vi posso dire che in tutte le gare che abbiamo fatto ci sono dei spazi. Che non vuol dire avere un atteggiamento di ostilità, vuol dire che quando c'è la concorrenza, il vantaggio della concorrenza esiste. Possiamo stabilire col privato, con l'azienda farmaceutica, la governance farmaceutica, un principio che vale in tutte le economie. Prezzo volume, quanto un farmaco viene scritto all'AIFA e, come dire, i pazienti interessati riguardano una particolare categoria e poi questo diventa una malattia cronica, possiamo dire che il prezzo deve cambiare. Allora lì ci sono degli spazi, cioè io vi ho detto questo perché complessivamente c'è la possibilità di contenere le spese. È chiaro che dobbiamo anche attrezzarci ai nuovi farmaci innovativi che tra un po' arriveranno. Come li finanziamo? Possiamo continuare, io vi parlo, come dire, come assessore al Piemonte, ma ricordo che quanto abbiamo introdotto, è stato introdotto il farmaco sull'epatite C, farmaco straordinario, i soldi erano quelli che erano, e a livello nazionale si è detto, incominciamo a darlo a quelli che sono gravissimi. E beh, io il giorno dopo avevo un assessorato, la gente che protestava, dicevo, sono gravissimo, diventerò gravissimo, tanto gravissimo, non so come giù, e domani non mi date il farmaco. Allora c'è un problema anche di carattere etico, eh? Cioè quanto i farmaci innovativi sono veramente innovativi, poi c'è bisogno anche studiare cosa vuol dire innovativo, quando sono veramente innovativi è chiaro che bisogna dare la cura ai pazienti. Cioè se guardiamo avanti ed evitiamo di guardare soltanto ad oggi,
c'è una prospettiva sicuramente di maggiori risorse per il servizio pubblico. Questa è la prima cosa. Ora, di questi temi noi abbiamo discusso, poi vengo al tema del rapporto col privato, l'altro giorno col ministro Grillo, devo dire è stata molto gentile ad accogliere l'invito che gli abbiamo rivolto di partecipare a un incontro con tutti gli assessori. Abbiamo avuto una disponibilità sull'aumento del fondo sanitario e questo evidentemente ci ha fatto piacere. Abbiamo avuto una disponibilità a rivedere i limiti per le assunzioni e questo obiettivamente ci ha fatto molto piacere. Abbiamo trovato un'interlocuzione, come dire, utile. Ora è chiaro che, come succede in politica, che alle affermazioni poi occorrono, ci rendiamo conto dei problemi complessivi della finanza pubblica, cioè vedo sul quadro, come dire, sul panorama nazionale una serie di iniziative che vanno finanziate. È chiaro che a un certo punto succede a tutti, succederà anche a chi governa adesso, bisogna compiere delle scelte. Riduciamo le imposte. Allora, se il tema della sanità è un tema nazionale ed ha questa rilevanza, io credo che per forza di cose questa deve dare la vera emergenza. Non perché ho il timore dei privati, cioè, non è assolutamente questo, ma perché, come dire, oggi questo è il problema principale, anche perché sul sistema sanitario, e voi privati lo registrate continuamente, si stanno aggiungendo delle spese che non sempre sono di carattere sanitario. Pensiamo a quelle di carattere sociale, sociosanitario, no? Quelle che si chiamano extra LEA, che noi facciamo salti mortali a poter finanziare col sistema sanitario e non potremo neppure. Allora, si riduce il fondo per l'attività socioassistenziale nazionale, cioè ci chiudiamo gli occhi, non facciamo niente come sistema sanitario e ce ne facciamo caso per quello che è possibile evitando la Corte dei Conti, perché il tema è anche questo. Non si fanno politiche ambientali, cioè sul sistema sanitario gravano la mancanza di altre politiche. Anche la situazione economica e sociale, quanti sono le fragilità che sono aumentate per motivi diversi che gravitano sul sistema sanitario. Questo per dire che è necessaria questa riflessione per finanziamento, ma per dire anche che occorrono altre politiche. Questo, come dire, è l'inquadramento che mi sento di dare, perché ogni tanto bisogna anche che quando parliamo di sanità ci rendiamo conto di questo. Ma io volevo aggiungere qualcosa nel rapporto col privato, anche perché sono stato richiamato e devo dire io partecipo a questo incontro anche per fare una riflessione su questo. Allora, io sono, e devo dire la posizione complessiva della nostra regione, delle regioni, non c'è evidentemente nessun pregiudizio nei confronti del privato. È chiaro che i temi sono due, il privato accreditato e l'altro privato. Sul privato accreditato io considero il privato accreditato a tutti gli effetti che fa parte del sistema sanitario nazionale, ad una condizione che il pubblico abbia la capacità di stabilire regole precise, finalizzate evidentemente a garantire i servizi, ma possibilmente, e questo è il quadro nazionale che mi permetto di dirlo, anche a stabilire qualità per il privato, anche qualità per il privato, perché non sempre, no, questo c'è. Quindi questa partita, vuol dire, del privato accreditato è una partita scontata, una porta aperta, cioè man mano che le risorse, è chiaro che c'è stata una riduzione di fatto, man mano che le risorse, noi abbiamo esigenze del privato accreditato, il sistema pubblico non riesce a fare tutto quello che è necessario in funzione di una domanda diversa rispetto al passato che sta cambiando, abbiamo bisogno del privato accreditato nel momento in cui il finanziamento nazionale, come è stato annunciato, aumenterà, io mi spero che sia così, è chiaro che va rivisto all'interno di quelle regole. E poi la flessibilità del privato, in questo caso accreditato, può aiutarci, penso al Piemonte, torno al Piemonte, anche ad affrontare alcune questioni relative al tema della mobilità. Vedo qui Perla, l'abbiamo parlato in diverse occasioni, il tema è quello, la mobilità. Noi non siamo in grado di poterla, parlo dal passiva, a vincere se non abbiamo quella flessibilità che il pubblico non ha. E questo è un grande tema della rigidità del sistema pubblico, tema anche di una riflessione più generale del sistema sanitario. Quindi diciamo, sul privato accreditato il tema delle regole.
abbiamo in Piemonte fatto questa operazione, qualche osservazione, ogni volta, però il tema delle regole. Una volta che ci sono le regole, che sono finalizzate a aumentare evidentemente la qualità, su questo, anzi, devo dire, se la flessibilità per me vuol dire una cosa molto semplice, che qualora il sistema consenti di raggiungere obiettivi di carattere pubblico, quella flessibilità deve garantire anche di pagare di più il privato accreditato. Cioè la competizione col privato accreditato fa bene al sistema pubblico, posso dire così, fa bene al sistema pubblico. Seconda osservazione è quella invece dell'altro privato, quello non accreditato. Io qui mi limito soltanto a due considerazioni in relazione a un tema che non riguarda soltanto il Piemonte, che è un tema, diciamo così, sul il nostro patrimonio edilizio sanitario vecchissimo e su tecnologie vecchissime. D'altronde, la legge Donna Catten, antichissima, no Michele? Eravamo pantaloncini, ecco, questo, eravamo, ecco. Niente, la legge lì non è stata, come dire, più finanziata, per cui cosa stiamo facendo? Cioè, è bene che ogni tanto questo sia tenuto presente. Come stiamo finanziando? Io dopo raso in prima fila. Come stiamo finanziando gli interventi persino di manutenzione straordinaria? Li stiamo finanziando con la spesa sanitaria, col fondo sanitario, non qualcosa di fuori. Riusciamo a fare un po' di utile, un po' di qua, un po' di là e finanziamo le cose. Questa è contraria ad ogni logica di carattere finanziario. Gli investimenti non si finanziano con la spesa corrente. E noi stiamo finanziando questo. Allora, il tema in prospettiva è rifinanziamento della legge Donna Catten, tanto per l'articolo 20. È chiaro, un grande investimento di carattere nazionale, perché abbiamo ospedali in conventi del 700, non regge più, la situazione non regge più. Ora, in prospettiva di un giorno, quando arriveranno le risorse, perché sono realistico, no? I vincoli alla finanza pubblica sono quelli, che cosa è possibile fare? Già alcune regioni l'hanno fatto, noi lo stiamo tentando adesso, in Piemonte, è quello del partenariato pubblico-privato, chiuso. Qualcuno ci ha detto, no, gli ospedali nuovi hanno fatto qualcosa, sì, ma i soldi non ci sono, cosa faccio? Cosa facciamo? Le molinette, aspettiamo che cada tutto, in sostanza, no? Allora il partenariato pubblico ha un po' di finanziamento pubblico e il resto di finanziamento privato, anche qui con regole, come dire, precise, che di fatto vuol dire oggi, e in questo noi abbiamo trovato buone relazioni col sistema privato, finanziamo l'operazione delle nuove realizzazioni edilizie con, come dire, i risparmi derivanti da una gestione di 3 ospedali, ne facciamo uno, perché è così, cioè teniamo conto dei cambiamenti che sono. In sostanza, e chiudo il mio intervento, io sono disponibile e credo anche noi tutti disponibili a fare, come dire, su questo una riflessione anche per quanto riguarda le questioni assicurative, però deve essere preceduta da una riflessione ancora un po' più ampia di 40 anni del sistema sanitario, cioè che cosa dobbiamo fare, perché non vorrei che in queste difficoltà che stiamo avendo in questo periodo, le liste d'attesa eccetera, problemi veri su quali il privato può sicuramente aiutarci, e noi come Regione Piemonte abbiamo recentemente stanziato 10 milioni per dare una scossa eccetera eccetera, ma dobbiamo stare attenti a una cosa di questo, io e concludo. Il sistema sanitario come lo conosciamo conviene a tutti, lo dicevo l'altro giorno a Scacca Barozzi di Farmindustria. Se il sistema sanitario non è in grado di pagare i farmaci, parlo di quelli innovativi, e beh, anche il sistema privato è in difficoltà. Parlo di loro, ma credo che valga in termini generali questo. Cioè bisogna probabilmente stabilire, se è stato, o ristabilire, non so come dire, un sistema di relazione, dico di alleanza, tra il privato accreditato, non ho dubbi, e il sistema pubblico, e il privato che può in queste operazioni, no, di innovazione del sistema ospedale, stabilire una sorta di alleanza, perché tutto parte dal rifinanziamento, anche se c'è per gli ospedali il privato, però c'è una parte che è pubblica per forza di cose, perché altrimenti non è sostenibile evidentemente dal punto di, perché il resto dobbiamo finanziare sempre con il fondo sanitario. Allora, in conclusione, io nell'esprimere, come dire, un apprezzamento per
la redazione di Michele Vietti, le riflessioni, come dire, molto attente che sono state fatte, ma soprattutto il richiamo nella sua conclusione ai principi costituzionali della solidarietà, beh, questo non solo lo condivido, l'ho detto all'inizio del mio intervento, ma bisogna trovare, come dire, un'occasione anche a livello nazionale per fare questa riflessione, perché in momenti anche di cambiamento, di governo, eccetera, eccetera, diciamo così, che tutto il sistema sanitario italiano, nelle sue articolazioni, può fare una cosa molto semplice, ognuno va dal ministro, no? Beh, questo non porta da nessuna parte, posso dire, non porta da nessuna parte, perché sono le regioni che hanno il fondo sanitario, lo spendono loro. Cioè la non modifica dell'articolo 5 della Costituzione dice che noi siamo i responsabili e quindi abbiamo i soldi per pagare. Allora, l'interlocuzione sicuramente è con il ministero per quanto riguarda la dimensione del fondo sanitario, ma in termini operativi c'è la necessità di una interlocuzione nuova, posso dire così, trasparente, basata su regole, che può consentirci a tutti quanti, per il ruolo che ognuno di noi ha, evidentemente di affrontare in termini diversi anche la nuova domanda di salute, perché la sfida è questa. Cioè la nostra offerta sanitaria è un'offerta, come dire, inadeguata alla domanda, che è una domanda nuova. La domanda nuova stiamo balbettando come affrontare, stiamo balbettando i CAVS, le cose, stiamo inventando delle cose, no? Stiamo inventando delle cose, ma la dimensione di quello che è cambiato in termini di domanda di popolazione è una dimensione ancora non sufficientemente nota in termini anche di preoccupazione per la nostra comunità, di quello che capiterà. Allora, essendo questo il tema, c'è un grandissimo spazio da parte di tutti. Il pubblico evidentemente stabilisce le regole, no? Deve essere in grado di farlo, deve essere in grado di farlo perché non sempre ha questa capacità, ma mi sembra questa la strada per poter lavorare. Quindi non soltanto apprezzamento, ma anche un impegno, anche a seguito di questa riflessione, per quanto riguarda questo compito non semplice di coordinare anche gli altri assessorati per lavorare in questa direzione. Grazie. Grazie Assessore Saitta, la parola al Presidente Boetti. Buongiorno a tutti, ringrazio l'Onorevole Vietti per l'invito che mi permette di discutere di questioni diverse rispetto a quelle di cui mi sono occupato in questa legislatura, ma è una malattia cronica quella della quale sono affetto, occuparsi di questioni sanitarie. È stata nella fase acuta quando sono entrato in ospedale a 24 anni, poi a poco si è cronicizzata. Ringrazio, dicevo, l'onorevole Vietti e rivolgo un saluto a nome del Consiglio regionale, che ho l'onore di rappresentare come Presidente dell'Assemblea legislativa, ai tanti colleghi e amici che sono presenti qui, al dottor Boraso e ai medici dell'ospedale di Rivoli, che rivedo ogni tanto con grande piacere, Saltarelli, Varbella, Bellina, l'urologo bravo urologo del nostro ospedale. Rivolgo anche un saluto alle assessore del comune di Rivoli, Zoavo e Agate, che sono presenti. Insomma, abbiamo la sensazione qui di essere a casa, effettivamente, quindi questo mi fa grande piacere e ringrazio ancora Vietti. Faccio due, tre tipi di riflessioni diverse. La prima è un po' più generale. Sono stati 4 anni di lavoro straordinari, Saitta è un uomo determinato e quindi grazie al suo impegno siamo riusciti finalmente, e all'impegno anche del Consiglio regionale che ha accompagnato tutto quello che l'assessore ha ritenuto che fosse utile al sistema sanitario regionale. Il Consiglio regionale ha accompagnato le trasformazioni che ci sono state e che inevitabilmente non poteva essere diversamente. Chiunque avesse retto l'assessorato in questi 4 anni si sarebbe trovato ad affrontare le difficoltà che Saitta ha avuto e che hanno riguardato il pubblico e naturalmente anche il privato, perché non avrebbe potuto essere diversamente. Io credo invece che, usciti dal piano di rientro, che questo convegno cada forse nel momento migliore per discutere di rapporto pubblico-privato, perché noi siamo usciti dal piano di rientro e stiamo, anche se con un po' di fatica, provando a cominciare un discorso nuovo e un discorso diverso.
abbiamo l'esigenza, Saitta lo diceva oggi, di lavorare assieme, assieme, pubblico e privato accreditato, faccio una prima riflessione su questo, nell'interesse dei cittadini piemontesi e nei servizi di qualità che devono loro essere offerti. Naturalmente anch'io penso, essendo un medico pubblico per tutta la vita, dovrei andare in pensione dal CTO tra il primo di agosto. La cosa un po' mi intristisce perché il tempo è passato, però pare che non ci sia niente da fare. E penso anch'io che la regia non possa che essere a carico, e la responsabilità dei servizi sanitari non possono che essere a carico del sistema sanitario pubblico, cioè della Regione Piemonte, lavorando assieme naturalmente appunto al privato accreditato. E dato che però facendo l'ortopedico di mestiere sono abituato ad entrare, diciamo così, nel merito delle cose, dico ogni tanto scherzando che visito una persona, faccio la diagnosi, gli metto la protesi di ginocchio e poi si conclude lì, insomma. Sono andato a cominciare un discorso e a finirlo. La politica è un po' più complessa, vero Saitta, rispetto a questo. Però entro nel merito delle questioni che secondo me pubblico e privato, e approfitto della presenza del dottor Bono, che probabilmente si occuperà, speriamo, sappiamo quando, di queste questioni. E le questioni sono uno dei temi più importanti che ho sollevato anche nell'Assemblea e come partito abbiamo fatto, riguardo la questione delle dimissioni respinte. Io credo che dopo il periodo previsto all'interno della RSA per un paziente, se questo paziente, perché non è in grado di andare a casa, perché i familiari non sono in grado di assisterlo, non possa essere cacciato dalla struttura all'interno della quale risiede. E se non può essere cacciato, il ricovero di quel paziente non può essere a carico della struttura che lo ospita. Io credo che quel paziente ad un certo punto debba diventare paziente di una RSA ipotetica, lo dico, poi bisogna cercare naturalmente la formula giusta, e il privato, il pubblico si farà carico della spesa sanitaria e il paziente o la sua famiglia si farà carico della spesa sociale come se fosse una RSA. Altrimenti non è corretto appunto cacciare. Ciao Antonio, puoi andare, non preoccuparti, so che c'è la commissione sanità e quindi vai pure. Resta buono che ascolta quello che dico. Ciao. Prendi appunti se vuoi. E quindi questo è uno dei temi, diciamo così, che sono sul tappeto da tanto tempo e che vanno affrontati, e in questa fase in cui noi possiamo con un po' di respiro guardare a cose nuove e diverse affrontarla. Si può affrontarla ricoverando, trasformando quel posto letto in un posto letto di RSA, si può affrontare anche con la domiciliarità, che è uno dei grandi temi che non fanno parte di questo convegno, ma dei quali bisognerà occuparsi. Se non siamo in grado di tenerlo all'interno della struttura, è necessario dare 600-700 euro al mese a quella famiglia che possa chiamare un assistente familiare in grado di occuparsi di quel paziente. La questione dell'aumento dell'età è una delle questioni più importanti rispetto alle quali ci troveremo a discutere nei prossimi anni. Quelli che hanno la mia età si ricordano del Libro Bianco di Delors, che ha credo 25 anni o 30 anni. Il Libro Bianco di Delors aveva detto che in questo momento della storia dell'umanità il maggior numero di posti di lavoro sarebbe venuto dai servizi alla persona. Ed è così in questo momento. Se noi pensiamo che in questa struttura, che prima era una struttura, era il cuore culturale, diciamo così, oggi è diventato un luogo che fa lavorare 180 persone. Posti di lavoro sicuri, garantiti, utili, perché si occupano di persone e quindi di umanità, e quindi Delors aveva ragione. Se noi consideriamo che nel 2004 c'erano 20 milioni di persone in Europa che avevano più di 80 anni e sappiamo che nel 2050 ci saranno 50 milioni di persone che avranno più di 80 anni, questo è un tema naturalmente che noi non possiamo eludere, del quale ci dobbiamo occupare, e io credo assieme pubblico e privato. Mi ricovererai qui quando, più o meno, ci ricoveremo nella stessa stanza. In Italia ci sono, e finisco con questa riflessione, 650.000 dipendenti del sistema sanitario nazionale e ci sono 700.000 assistenti familiari. Il termine badante è un termine ottocentesco che vuol dire custode di animali e quindi non dovrebbe essere utilizzato. Ci sono 700.000 assistenti familiari, però diciamo con i contributi a posto, e ce ne sono almeno altrettanti che non sono quindi sul mercato ma sono sotto banco. Vuol dire che c'è un sistema sanitario e
sociale parallelo e quello è quasi interamente a carico delle famiglie. Lo dico perché pago una badante per mia suocera e me ne faccio carico personalmente, per mia suocera con quello che ha di pensione non sarebbe in grado di farlo. Un altro tema che riguarda il rapporto pubblico-privato riguarda il tetto di spesa regionale complessivo. Noi abbiamo, c'è stata questa situazione, questo lo dico a Bono, un avanzo di spesa nel 2017 di 5 milioni di euro. Io credo che l'avanzo non debba essere introitato dal sistema sanitario regionale, ma debba restare all'interno del sistema privato accreditato, magari chiedendo un maggior numero di servizi, ma restando, lasciando i soldi che abbiamo messo a budget come monte di spesa complessiva alle strutture che, che le hanno gestite. Credo ancora della terza questione, che le aziende, le strutture che non hanno realizzato tutto il budget che avevano a disposizione non debbano essere penalizzate per l'anno prossimo, ma debbano confermare il budget che era stato indicato nel 2017 e anche qui chiedendo servizi che possono essere utili. Poi faccio una riflessione sulla questione che riguarda le liste d'attesa, che rappresentano sicuramente il problema più importante che abbiamo. Sono dipendente del CTO, noi abbiamo in questo momento 3.000 protesi d'anca e di ginocchio che aspettano di essere operati. È chiaro che non è possibile dare una risposta. Se in Piemonte non ci fosse il privato accreditato che fa protesi, noi i 60 milioni di euro che abbiamo di mobilità passiva in questo momento, soprattutto rispetto alla Lombardia, diventerebbero molti di più. Ricordo che c'è stato un tempo nel 2010 in cui tra mobilità attiva e mobilità passiva noi eravamo pari a zero. Oggi abbiamo 60 milioni di euro di mobilità passiva, la Lombardia ha, lo dico per lui che è contento, ma gli dico anche che le Olimpiadi le facciamo noi e non la Lombardia, perché in Lombardia non avrebbero nessun senso, ha 500 milioni di euro di mobilità attiva. È un altro discorso, è una medicina aggressiva che va a cercare pazienti in giro per l'Italia e noi piemontesi non siamo abituati a questo modo. Certo però che questo è un tema che debba essere affrontato, e diminuiamo le liste d'attesa non tanto pagando 60 milioni di euro alla Lombardia, ma magari finanziando di più le nostre strutture private accreditate che sono in grado di dare una risposta a questa esigenza. Meglio le nostre aziende e il nostro personale. Io non sono un sovranista, ovviamente, appartenendo al Partito Democratico, non dico prima i nostri dipendenti, ma un po' sì, insomma, almeno questo, se non prima l'Italia rispetto al resto. Che cosa dobbiamo chiedere come sistema sanitario alle nostre RSA? Un'indicazione precisa del numero e della qualità del personale medico, infermieristico e fisioterapico che è presente all'interno delle strutture. Dobbiamo aver chiaro quali sono i medici che lavorano dentro le strutture. Mi è capitato nella mia vita professionale, sono andato a visitare la mamma di un mio amico in una struttura della quale non faccio il nome. Questa signora aveva una frattura di bacino che poteva essere composta, poteva essere messa in piedi dopo 30 giorni, l'hanno fatto camminare dopo 2 mesi e mezzo, quella donna è diventata invalida. Ho chiesto di parlare con il medico che era dentro la struttura, mi ha detto che lui era uno pneumologo e non un fisiatra, quindi non sapeva cosa dirmi. Se è una struttura per la riabilitazione non può avere pneumologi, deve avere fisiatri, oppure può avere ortopedici, ma deve avere persone che sono competenti rispetto alla patologia per la quale i pazienti sono ricoverati. Deve essere chiara l'organizzazione del personale e gli orari dei turni ripartiti in tabelloni visibili al pubblico. Cioè bisogna sapere chi è che lavora dentro la struttura, se c'è rispondenza tra il personale che viene pagato e il personale che è in turno in quel momento. Io credo che sia necessaria una maggiore compartecipazione da parte delle famiglie alla vita che si svolge all'interno di queste strutture. La riconversione di posti letto in RSA, appunto, per rispondere soprattutto a questa esigenza delle dimissioni respinte. C'è un'ultima questione che dico su questo. Dovremmo noi essere in grado come pubblico anche di capire l'appropriatezza delle prestazioni. In tutti i paesi del mondo nei quali diciamo la chirurgia privata tra virgolette anche accreditata è piuttosto aggressiva, non sempre c'è l'appropriatezza chirurgica, c'è un po' di allargamento all'indicazione chirurgica. Noi dobbiamo cercare di capire se in un privato, se nel pubblico, le meniscectomie artroscopiche non hanno senso dopo i 65 anni, perché non hanno senso, anzi peggiorano la condizione del ginocchio. Se in una struttura privata accreditata si fanno 100 meniscectomie a gente che ha 70-75 anni, non devono essere pagate, perché vuol dire che c'è stato
stata assolutamente un'indicazione chirurgica inappropriata. E dato che la qualità delle prestazioni, io credo che, conoscendo anche, ci sono qui molte persone che lavorano nel privato accreditato, saluto il dottor Marra al quale mi lega un'affettuosa amicizia, conosco la qualità delle prestazioni, di grande qualità davvero, che nelle nostre strutture private piemontesi si realizzano, io credo che questo aiuti anche le strutture private a lavorare in qualche modo meglio. La terza riflessione la faccio più brevemente. Pensavo che il tema fosse di più il privato accreditato, ma ha ragione lei, c'è anche la questione che riguarda il privato in senso più lato. Io penso che il sistema sanitario debba essere pubblico, che il privato accreditato faccia parte del sistema sanitario pubblico, il welfare aziendale ancora devo dire non ho un entusiasmo particolare, non vorrei ritornassimo alle mutue. Ho visto che quando la Luxottica ha lanciato questa idea anche i sindacati hanno dimostrato entusiasmo, peraltro l'aveva lanciata anche Veronesi quando era ministro, diciamo, della salute del nostro paese, l'hanno ripreso in tanti questo tema. Non ho un entusiasmo particolare, diciamo così, per questo capitolo. Penso che la gran parte dei cittadini non ci arrivi in qualche modo, che sono quelli che hanno più bisogno, perché più deboli e più poveri, dei nostri servizi, e quindi vedo questo tema, diciamo così, con un po' di difficoltà. Naturalmente poi il mondo evolve, la società pure, e quindi può darsi che ad un certo punto ci troveremo a fare una scelta anche rispetto a questo tema. Sono d'accordo con Saitta quando dice che il sistema sanitario deve essere finanziato di più, perché è finanziato di meno rispetto a tutti i paesi, a tutti gli altri paesi europei. Domani sera, e finisco, all'Ordine dei Medici con Saitta faremo un dibattito sulla sostenibilità del sistema sanitario. Finisco con le parole di Paul Valéry, se mi permette un po' di poesia, un momento che credo si addica alle cose di cui parliamo. Paul Valéry ha scritto: curare è anche una politica. Può essere fatto con un rigore di cui la dolcezza è il rivestimento essenziale, un'attenzione squisita alla vita che si veglia e sorveglia, una sorta di poema mai scritto che la sollecitudine intelligente compone. Ecco, io credo che il nostro compito di medici pubblici e medici privati, aziende pubbliche, aziende private, in fondo sia questo, una sollecitudine intelligente che compone la salute e i bisogni di salute dei cittadini. Grazie a tutti. Grazie al Presidente Boeti. Prego Flavio Boraso, direttore della nostra ASL 3, di darci il sole. No, ma lo mettiamo qua. No, ma tanto. Grazie Michele Vietti. Una buona giornata a tutti. Dopo queste due relazioni, più l'intervento di Danilo Bono, poco direi resta da aggiungere se non un saluto. Io sono il direttore di un'azienda sanitaria pubblica, e lo dico con orgoglio, è un'azienda sanitaria al quale sono stato recentemente riconfermato direttore. Di questo mi spiace sia andato via, ma ringrazio ovviamente l'assessore e la giunta per la fiducia che mi è stata concordata. Sono direttore di un'azienda pubblica che però vive i problemi quotidiani, e quindi inevitabilmente mai come oggi direi che questa tematica che viene affrontata è una tematica importante e di attualità. Ha richiamato bene Michele Vietti nel suo primo intervento un concetto che credo sia il concetto chiave, che è quello dei bisogni e sui bisogni. I bisogni dei nostri cittadini non sono né dei bisogni pubblici né dei bisogni privati, sono dei bisogni di salute che credo noi dovremmo essere in grado di soddisfare nel miglior modo possibile, e nel miglior modo possibile anche mediante un sistema, appunto, di regole condivise. Sono altresì convinto che la sanità pubblica debba avere la capacità, oltre che di definire le regole, anche poi di governare le regole, perché spesso siamo capaci a definire le regole, Danilo, ma poi facciamo un po' più fatica nell'applicare, nel mettere in atto. Ma queste regole, questi bisogni vanno inevitabilmente negoziati, convenuti, concordati con un'altra parte del mondo che troppo spesso abbiamo fatto finta che non esistesse, che è il mondo della sanità privata, che sia accreditata, che è il nostro interlocutore ovviamente privilegiato, ma che sia anche
il privato puro. Io credo che mai come oggi questo tipo di alleanza debba trovare una soluzione pratica, concreta e praticabile, oltre che sostenibile. Però mai come oggi, appunto, chi mi conosce sa che un pizzico di tona polemica mi piace sempre poi buttarlo, perché se di dibattito bisogna parlare, bisogna anche provocarlo un pochino. Forse dovremmo anche scrollarci un po' di dosso quella polvere di ipocrisia che vede ancora il privato come un pochino il Belzebù della situazione, per cui dialogare col privato è una colpa grave per i più e quindi guai a Dio. Ecco, invece io credo che dove si sono fatti dei ragionamenti seri, ad esempio in questa struttura, noi possiamo testimoniarlo perché con Michele Vieti, col suo gruppo, abbiamo dialogato per dare servizi migliori alla popolazione, noi abbiamo visto che siamo riusciti a dare dei servizi migliori, magari contro tutto e contro tutti per un certo momento, però poi ce l'abbiamo fatta e oggi i numeri e i risultati ci danno ragione. Quindi credo che dovremo davvero un pochino ricominciare, prima di fare un passo avanti, forse fare anche un passo indietro, tutto sommato, e riportarci tutti sulla stessa linea di partenza e con onestà intellettuale e sostanziale, con delle regole chiare, riscrivere forse un sistema di ingaggio che credo sia solo a vantaggio dei nostri residenti e assistiti. Grazie e buona giornata. Grazie Flavio. Giancarlo Perla, presidente regionale dell'AIOP Piemonte. Dov'è? Ecco. Me l'ha dato un altro. Io ormai termino questa fase iniziale per lasciare avviare il convegno e sarò quindi ormai di fatto avviato con la relazione dell'assessore e del presidente. E un saluto a nome dell'AIOP, l'Associazione Italiana dell'Ospitalità Privata, che oggi è rappresentata qui, oltre che dal sottoscritto, da autorevoli associati. In particolare voglio salutare i due vicepresidenti regionali, la dottoressa Anna Vietti e il dottor Fabio Marchi, che collaborano da moltissimi anni alla conduzione della nostra associazione, che conta in Piemonte 3.500 posti letto suddivisi nelle varie articolazioni acuti, post-acuti, neuropsichiatrici. Il tema è ricorrente, il rapporto sanità pubblico-privato. Il modello piemontese è un modello che si sintetizza in integrazione non residuale, in competizione, come diceva l'assessore Saitta, non concorrenza. Questo è in estrema sintesi il ruolo della sanità privata accreditata, quella che una volta era la convenzionata, in Piemonte, svolge un ruolo che crediamo utile al sistema. Io sono rimasto non stupito, perché conoscendo il presidente Boetti da tanti anni so che è sempre sul pezzo, ma attento alle criticità del momento. Io credo che ci incontreremo a breve, perché verremo a trovare, perché ha toccato quei pochi punti in cui c'è ancora aperto un colloquio con l'assessore Saitta e con l'apparato dell'assessorato. Sono temi che ci stanno particolarmente a cuore. Abbiamo condiviso il criterio a base del nuovo contratto 18-19, confidiamo nell'intelligenza, nella sensibilità e nell'assenza di pregiudizi da parte di tutti i direttori di ASL con i quali dovremo firmare i contratti. Credo che sia un buon punto di partenza, e in questo si svilupperà quell'azione sempre più integrata tra la sanità pubblica e la sanità privata, che ha come obiettivo fondamentale il soddisfacimento dei fabbisogni regionali,
dell'utenza e poi ha un'esigenza di recuperare risorse con la mobilità attiva nel tentativo di portare in equilibrio il rapporto tra i cittadini piemontesi che escano e quelli di altre regioni che arrivano. È un primo avvio. Noi abbiamo già cominciato nel secondo semestre 2017 a sviluppare un'azione di recupero di mobilità passiva e di incrementare la mobilità attiva. Sicuramente questo lavoro si svilupperà nei prossimi due anni e speriamo alla fine di dimostrare anche sul piano dei numeri l'utilizzo del sistema della sanità privata. Io vi ringrazio, saluto Michele Vietti che con questa realizzazione ha incrementato il suo gruppo. Oggi in Piemonte il gruppo che fa capo a Michele Vietti può contare su 400 posti letto, è un gruppo importante che da sempre associato all'AIOP, da sempre impegnato anche nelle politiche regionali e nazionali dell'AIOP. Con Michele ci lega una lunga amicizia e che mi piace riconfermargli oggi con i complimenti dell'associazione e l'augurio di proseguire in questo lavoro importante che con la sua famiglia sta svolgendo. Grazie a tutti. Ecco. Bene, adesso inizierà, non è una tavola rotonda, ci sono 9 relazioni, quindi abbiamo un parterre particolarmente ricco. Ci hanno detto che il lunch verrà spostato di un'ora, quindi sarà 1:30, quindi ce la facciamo a starci dentro. Però pregherei i relatori di stare entro i 12 minuti, io sarò costretto ad attivare il mio timer. Intanto inviterei il dottor Pierluigi Belviso, che è responsabile delle vendite per la prima regione della Siemens Healthcare. Non... Prego, si accomodi pure, una piccola... così riflessione rispetto a quello che Nino Boetti prima ha detto rispetto alla mobilità passiva, così io citerei quel verso del Manzoni che legava la Lombardia al Piemonte: soffermati sull'arida sponda, volti i guardi al varcato Ticino. Insomma, abbiamo anche in qualche modo un momento di relazione che dovremmo stringere ancora di più. Prego. Buongiorno a tutti. Grazie dell'invito, starò nei 12 minuti, promesso, sì. Avrò una presentazione che mi guiderà. Beh, dopo così autorevoli, pur se numericamente pochi, interventi, devo dire che già gli spunti sono tantissimi. Beh, io vorrei declinare un po' più nello specifico l'argomento del convegno, perché c'è sì un rapporto tra sanità pubblica e privata, ma c'è anche... dalla nostra visuale di industria multinazionale, un rapporto tra sanità, che sia pubblica o privata, non fa differenza, e un'azienda che si occupa tutti i giorni di tecnologia. Quindi il mio intervento sarà declinato un pochino su questo argomento. Vi faccio un attimino la storia, ma per dirvi che Siemens ha intrapreso un percorso di crescita, di modifica, di innovazione continuo proprio per tutti quegli spunti che io ho sentito dagli argomenti precedenti. Cioè, noi come industria non possiamo far finta che tutto ciò che succede nel mondo della sanità, dal finanziamento alle organizzazioni, all'accentramento, qualsiasi argomento voi vogliate riportare, non abbia un impatto sulle nostre organizzazioni, sulla nostra visione e sulle nostre strategie, che poi sono delle strategie che riconduciamo a degli ambiti commerciali. Vi ho riproposto questa slide non tanto per farvi la storia, ma quanto per darvi due diciamo punti focali della strategia dell'evoluzione di un'azienda, di una multinazionale, che quindi ha anche una visione oltre che locale, nazionale, ma anche internazionale, perché
Siemens nel 2008 svolta, diciamo così, crea una strategia nuova che ha una visione allargata. Siemens nasce come azienda dell'imaging diagnostico per tradizione. Nel 2008 crea la prima industria di sanità, l'industria di healthcare, diciamo di diagnostica integrata. Acquisisce delle importanti aziende del mondo in vitro, quindi del laboratorio, proprio con questa visuale, diciamo così, di lungo termine che va nell'ottica di soddisfare dei bisogni crescenti e che cambiano. Il secondo milestone, il secondo momento importante di questa evoluzione ci porta nel mondo del digitale, nella digital transformation, come qualcuno la chiama oggigiorno. Quindi ampliamo ancora più questa visuale, entriamo nel mondo dei servizi e del digitale applicando al mondo della sanità, e questa è un'altra svolta epocale. Siamo ancora all'interno di questa rampa di lancio, di questa svolta, che per noi anche internamente è una svolta veramente significativa. È un lavoro appena iniziato. Questa slide potrebbe, diciamo così, contenere elementi alquanto banali. Lo slogan potrebbe essere fare di più con meno, e questo l'abbiamo sentito tante volte, oppure produrre risultati di valore, cioè aggiungere valore a quello che facciamo anche come industria della tecnologia. Noi che la viviamo ogni giorno sappiamo di che cosa stiamo parlando anche in termini economici. Siemens ha un fatturato a livello mondo di miliardi di euro e il 9% di questi ricavi è una montagna di denaro che Siemens reinveste in tecnologia, in evoluzione tecnologica, sia nel settore imaging che nel settore di laboratorio. Quindi per noi creare valore è il vero incentivo. Quando parliamo invece di costi inferiori, parliamo di ciò che abbiamo anche sentito citare prima. Stiamo parlando di un mercato che per le aziende della sanità, i fornitori della sanità, è un rapporto troppo spesso prezzo-centrico. Abbiamo vissuto tanti momenti, dalla spending review per citare il più noto, ma siamo ogni giorno diciamo sotto questa pressione. Quindi dobbiamo un attimino riassumere questa slide dicendo facciamo meglio, aggiungiamo valore, ma al giusto costo. E quindi il costo totale è il costo dell'ownership, il costo, diciamo, non della tecnologia o il costo standard di cui abbiamo tante volte sentito parlare, perché vi posso garantire che nella tecnologia, di qualsiasi tecnologia stiamo parlando, di imaging o di laboratorio, vi è differenza anche in termini di prestazioni. Questo riporta anche un attimino a quello che ha detto prima l'assessore Saitta: la sostenibilità riguarda tutti e anche noi perché ci sentiamo parte del sistema sanitario, chiaramente con una ottica, una visuale diversa. Questi che sono macro fenomeni che conoscete tutti e che hanno degli impatti molto importanti sia sulle organizzazioni sanitarie sia sulle organizzazioni aziendali, li ho voluti riportare perché non è tanto il loro elenco a far la differenza quanto la velocità con la quale si avvicinano al nostro mondo. È una velocità che oggi noi come sistema, aziende e sanità, oggi noi non riusciamo a mantenere la stessa velocità. Sicuramente questi fenomeni viaggiano a una velocità molto molto più elevata di quanto noi riusciamo a reagire alla cosa. Ecco che si passa ad una gestione che è una value based, che è quella che interessa a noi veramente, okay? Non più tecnologia ma valore. Queste sono un po' le sfide del settore della sanità, sfide delle aziende, non ve le sto ad elencare, però penso vi ritroviate, diciamo, in questa fotografia.
va riassunta parlando di output, cioè quelli che sono gli output che il sistema fornisce, tutti quelli di cui ho sentito nominare prima, quindi dai LEA alla gestione dei vaccini, i farmaci, qualsiasi cosa vogliate, una prestazione qualsiasi, è determinata anche da input diversi. Gli input sono economici, sono tecnologici, cioè l'innovazione tecnologica costituisce un input continuo verso il mercato. L'output è il bisogno, beh, bisogna fare sistema, bisogna mettere al centro qualcosa che raccordi l'input e il bisogno, l'output, per elevare assolutamente questo, questo livello di servizio. Come ci vogliamo proporre? Non ci vogliamo sostituire a coloro che sono gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale, ma vogliamo che loro lavorino al meglio nell'ambito che più gli compete, il paziente, l'outcome sul paziente, ma noi vogliamo essere partecipi di questa, di questo percorso, vogliamo innalzare il livello e guardare quello che ogni tanto ci dimentichiamo essere il fulcro di tutto, che è il paziente, il suo bisogno di salute, il suo livello di salute. Quando diciamo ciò, parliamo di tutto il percorso di salute del paziente, ovunque questo, ovunque si svolga. E guardando questo percorso, dobbiamo necessariamente spostare un attimino la visuale. Il venditore di tecnologia fino a 20 anni fa avevano, o 15 anni fa, o 10 o poco più, avevano un obiettivo ben preciso: vendere tecnologia e quindi sostanzialmente agire con quanta più precisione possibile sulla, sul lato della diagnosi di una malattia. Oggi noi dobbiamo spostarci e vedere e guardare il percorso di cura del paziente e tutto ciò che questo ha come, come outcome, come problematiche all'interno appunto dell'intero percorso. Pensate, faccio un caso riferito alla diagnosi, oggi noi abbiamo a disposizione il 2% più o meno è la spesa per l'attività diagnostica rispetto alla spesa del Fondo Sanitario Nazionale, ma pensate che un esame di laboratorio influenza nel 70% dei casi una decisione clinica che impatta direttamente su un paziente. Questo è il valore che deve uscire dalla proposizione tecnologica. Potremmo parlare, perché no, di cronicità, lo vedrete dopo, un tema che noi stiamo guardando a 360 gradi con estremo interesse, perché all'interno della cronicità c'è uno stile di vita, c'è lo stile di vita, c'è la prevenzione, ma c'è anche un impatto sociale non indifferente. Quando parliamo di follow up possiamo anche parlare di intensità di cura, cioè dove si svolge l'attività di follow up della cura. Quindi per noi con l'imaging e il laboratorio lo scopo è alzare il livello di prevenzione per abbassare il livello di cura. È una sfida importante. Perché? Perché c'è comunque un paziente al centro. Come? Vi sono già delle esperienze importanti, tra l'altro all'estero vi sono delle esperienze, devo dire, nel confronto piuttosto sfidanti rispetto a quello che abbiamo visto noi un po' a macchia di leopardo, e stiamo parlando in una regione in cui la partnership pubblico-privato in ambito tecnologico è stata definita diciamo la perla, la stella polare della partnership pubblico-privato in Italia. Si parte dalla proposizione come gestori di tecnologia, vi sono già alcune esperienze, ma sono esperienze che secondo noi devono avere una visuale ancora più ampia, devono portarci non solo a gestire la tecnologia, ma a gestire anche ciò che la tecnologia è in grado di fornire, quindi tutte le informazioni, che siano imaging, che siano immagini diagnostiche o esami di laboratorio, che sono in grado di fornire. Questo con tutta una serie di strumenti, di consulenza, di design,
che vanno al di là della proposizione del mero, concedetemi il termine, ferro, cioè della sola proposizione tecnologica. Questa è partnership vera, siamo pronti addirittura a condividere i rischi di varia natura, di varia forma che oggi il mercato come aziende ci pone di fronte. Se non sfruttiamo l'enorme capacità della digitalizzazione per fare questo, penso che la strada diventi molto in salita. L'ottica di Siemens è quella di sviluppare negli ambiti del digitale, dell'intelligenza artificiale, del machine learning, tutto ciò che è quel potenziale che deve assolutamente creare quella velocità che prima vi ho detto non esserci ancora oggi. Sono tre i pilastri, quindi la diagnostica integrata che costituisce l'ampiezza dell'offerta. Abbiamo, ma poi c'è 30 secondi. Sì, poi c'è, diciamo così, una profondità dall'ospedale, quindi per intensità di cura, al point of care. Uno delle basi della proposizione di Siemens è il point of care, per arrivare poi al territorio, ovunque sia la diagnosi o l'analisi da eseguire, per portarci in un tema di cronicità. Il fattore abilitante è la digitalizzazione. Vi sono tante esperienze all'estero, vi ho detto, sono esperienze di varia natura, non ve le descrivo, ma sono sia esperienze di managing della struttura tecnologica, ma anche di interi department, di interi ospedali. Il mercato va in quella direzione, Siemens ci vuole essere al fianco della sanità pubblica o privata. Con questo non vi rubo altro tempo, vi ringrazio per l'attenzione, grazie ancora. Grazie, dottor Del Viso. Quindi non un semplice provider, ma un partner che non si occupa solo di hardware, ma anche di software. Esatto, giusto? Quella dell'hardware è un po' una visione un po' superata, vecchia, diciamo così. Grazie. Grazie. Dottor Bonin, lui ha varcato non solo il Ticino ma anche il Mincio, giusto? Qui viene dalla terra di San Marco e ci parlerà di questa esperienza che è l'azienda Zero. Poi ci dirà come mai l'ha chiamata Zero. Allora, sì, buongiorno a tutti. Mauro Bonina, Regione Veneto. Sì, sono dirigente di Azienda Zero, un po' una novità nel panorama, credo, nazionale, ecco, insieme con la gemella Elisa, ecco, della Liguria, che sono due aziende holding, nel senso sono state create un paio di anni fa per acquisire una serie di competenze dalle aziende sanitarie e anche come spin-off dai sistemi regionali per gestire a supporto, ecco, le aziende del servizio sanitario. Il nostro presidente, per esempio, usa sempre questo slogan, cioè dice Azienda Zero serve per sottrarre tutta la competenza amministrativa e alleggerire il peso nelle aziende sanitarie in modo tale che le stesse possano essere orientate a erogare invece i servizi alla cittadinanza. Ecco. Quindi un po' questo è lo slogan che ci accompagna, ecco, che un pochettino proverò anche a declinare nel mio intervento, visto nel tempo che abbiamo a disposizione e visto l'oggetto. Ecco, volevo portare qualche esperienza di partnership pubblico-privato che caratterizza un po' la nostra regione, con alcune cose storiche, alcune cose recentissime. Il Veneto è intanto una regione come dimensione almeno simile a questa, ecco, al Piemonte. È una regione che per tutta una serie di motivi storici, quindi non tutto necessariamente ovviamente merito, ecco, di chi ha governato negli ultimi anni, essere onesti, ma sostanzialmente è una regione che si è sempre qualificata in maniera performante. Noi è una regione che non ha addizionali, ecco, per cui non ha ticket ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge, è una regione che è in equilibrio e che ha anche un saldo di mobilità attiva. Si finanzia gli investimenti, quindi è come dire, insomma, si può riuscire, ecco, ce la si può fare, ecco, questo non è impossibile. Vero è che probabilmente scontiamo, come tutte le altre regioni, no, degli elementi di criticità e dei ritardi importanti. Per esempio, per dire cose concrete,
L'anno scorso abbiamo inaugurato una struttura di cui poi vi parlo velocemente, in project financing per l'appunto, per un plesso di un ospedale dedicato all'ospedale della donna e del bambino, può accogliere fino a 4.000 parti, è un percorso importante che si è sviluppato negli anni, peccato che non nasce più nessuno adesso, no? Cioè, è che non nasca più nessuno, ma per capirsi il tema non è più quello. Ecco, quindi a volte la programmazione arriva in ritardo perché i cicli della programmazione, della presa delle decisioni poi per la realizzazione delle stesse sono molto lunghi e a volte si arriva in ritardo, quindi in sé non è un problema, non è mai stato un problema finanziario. Ecco, e ancora questa mattina abbiamo sentito delle cose ragionevolissime, per esempio questo vincolo sulle assunzioni di personale. Ecco, come se ci fosse un problema che si assume troppo personale, ma esperienza delle regioni, Veneto in primis, è che non troviamo più il personale che ci serve, non riusciamo più a reclutare le specialità che ci servono, per cui che senso ha porre vincoli, irrigidire un sistema quando lo stesso sistema non è in grado di trovare le risposte che gli servono? Sono dei ritardi culturali, mentali, di programmazione che ci trasciniamo dietro e che in qualche maniera ostacolano anche la gestione, ecco, dei nostri giorni. Venendo agli esempi, e quindi visto che ho parlato di investimenti, vi farò un po' di alcuni flash, ecco, su quello che abbiamo fatto e che stiamo facendo. La prima grande esperienza probabilmente di partnership pubblico e privata con cui il Veneto da anni si è misurata sono le operazioni in finanza di progetto o project financing. Io non so cosa, ecco, come questa regione, ecco, cosa pensa di questo tema. Da noi una polemica continua, ecco, a livello di stampa che periodicamente riemerge, ecco, come se questi strumenti fossero dannosi, nocivi, costosi, che siano costosi è la verità, ecco. Noi abbiamo investito 1,2 miliardi, di cui 50% pubblico e 50% privato, su 8 strutture ospedaliere in project financing. Un nostro ospedale è stato il primo in Italia, quello di Mestre, di Venezia, è stato il primo ospedale in Italia costruito con la tecnica di finanza di progetto e probabilmente abbiamo fatto degli errori, ecco, cioè, però è stata la prima esperienza e qualche cosa forse abbiamo anche imparato, no? Per esempio l'errore più importante è stato quello di introdurre nel concetto di finanza di progetto anche i servizi sanitari, cioè pretendere che i servizi sanitari quali laboratorio e radiologia ripagassero in 30 anni anche il costo dell'investimento. In 30 anni è cambiato il mondo anche nelle tecnologie, come abbiamo sentito, anche dei laboratori e radiologia. Non possiamo pensare, ecco, di usare gli schemi di allora e riproporli per 30 anni. Sono cambiate le tariffe, i prezzi di riferimento, tutto, insomma. Quindi gestito così è un'esperienza molto vincolante. Gli altri project financing abbiamo previsti attraverso una remunerazione del capitale attraverso i servizi economali, come nella maggior parte, credo, anche delle altre esperienze nazionali, ma anche questo forse è una strada che deve in qualche maniera interrompersi, perché anche le esperienze straniere più interessanti, più, ecco, anglosassone, più recenti, ecco, sono convincenti nell'affermare che alla fine la finanza di progetto deve prevedere una remunerazione solo attraverso i canoni di disponibilità, cioè trasferisco il rischio di costruzione, ecco, alla controparte privata, la quale si è costruito male, poi ne sostiene il costo in termini di energia, in termini di manutenzione e quant'altro. E basta, tutti i restanti servizi devono rimanere a gestione tradizionale, per capirsi, al di fuori della finanza di progetto. Questo è il primo ambito di applicazione. Lo dico perché il tema, poi forse più importante, la questione più importante che abbiamo imparato però è la seguente. In operazioni di questo tipo l'asimmetria informativa pubblico-privata è veramente elevata. Quando un'azienda sanitaria si trova davanti a avviare iniziative di questo tipo, si porta il provveditore, l'economo, il controller, il ragioniere, il direttore generale, insomma persone, 4, 5, 6 persone che in una quota di parziale del loro tempo, magari il 10-15% del loro tempo, possono mettere energie mentali, eccetera, su questo progetto. La controparte si schiera con 15 avvocati, 75 analisti finanziari, 87 società di consulenza, cioè, cose di questo tipo evidentemente fanno nascere probabilmente anche in maniera già, creano delle condizioni di partenza che poi devi andare a gestire per anni e cercare di riparare, ecco, gli errori che hai fatto inizialmente. Com'è che possiamo arginare questo fenomeno? Azienda Zero vuole provare a essere una risposta in questo senso anche, ecco, perché si
pensa, ecco, di condurre in azienda zero le professionalità e il know-how, anche acquistandolo, non necessariamente personale dipendente, necessario, perché se ogni azienda deve gestire questo non si riesce. Accentrando le competenze, invece, si può tentare di ricostituire un minimo di equilibrio informativo e di conoscenze in grado di gestire opere e finanziamenti anche molto complessi. Quindi il primo tema è bene il privato nelle operazioni complesse, però bisogna che la parte pubblica si strutturi sul sistema di conoscenze, perché con questa progressiva fuoriuscita di personale dal sistema rischiamo di perdere competenze. Altro esempio, rimanendo in ambito ospedaliero, di partnership, questa di questi giorni. Una settimana scorsa abbiamo pubblicato un bando per la fuoriuscita da una sperimentazione gestionale dell'ospedale di Cortina d'Ampezzo, che tutti conosceranno, immagino, come località. Ecco, però forse non tutti sanno che un ospedale pubblico lì non si può finanziare, costa troppo la vita, il bacino di utenza è molto ristretto, è limitato. Ecco che la controparte pubblica, siamo usciti con una gara privata, siamo usciti con una gara per una concessione di 9 anni più rinnovabili fino a 15 anni, ecco, può essere una soluzione, perché rispetto al pubblico il privato è in grado di gestire, ecco, la stagionalità, ecco, i flussi turistici, anche dare delle risposte di foresteria abitativa alle persone che nel pubblico non potrebbe gestire. Il pubblico ci metterà 35 milioni di investimenti a capo del privato, che dovrà realizzare quello che deve fare per avere questa concessione. Questa è una scommessa, però ecco, nel periodo intermedio, interessante, fra l'uscita della sperimentazione gestionale e questo avvio, abbiamo utilizzato una società per azioni pubblica per la gestione intermedia per 2 anni dei servizi, per non creare problemi alla cittadinanza. Quindi ci sono previste anche queste formule di flessibilità che, ecco, ti consentono anche in forma intermedia pubblico-privato, ecco, di fornire servizi alla cittadinanza. Sempre a livelli di intensità, diciamo, decrescenti, abbiamo una sperimentazione avviata in un nostro privato accreditato per la gestione dell'intera filiera di servizi, quindi non solo ospedalieri e ambulatoriali, ma anche alle cure primarie. Abbiamo affidato a questo soggetto per completargli la filiera, anche qua è un soggetto accreditato in un territorio ricco di turismo e di stagionalità, e quindi leader nel suo territorio di competenza, gli abbiamo dato anche la gestione delle strutture intermedie e della medicina di base. Ecco, questo è un tentativo per sperimentare, per vedere se con un'intera filiera un privato accreditato può gestire in maniera efficiente, ecco, e efficace i servizi che gli sono affidati. Termino, ecco, con l'ultimo, un altro pezzo di questa catena. Abbiamo parlato di ospedali, ecco, in zone disagiate, mondi montagna o altro, abbiamo parlato di servizi sanitari, parliamo anche di facility, cioè le piattaforme amministrative. Stiamo dando in affidamento anche la logistica di magazzino. 3 magazzini per tutto il Veneto, so che questa regione ha fatto passi avanti anche in questa direzione importanti. Ecco, in questo caso vorremmo mantenere la proprietà pubblica, ecco, del suolo, degli immobili, e questo è un tema strategico importante, perché dobbiamo evitare di metterci nelle condizioni che poi, mettendosi nelle mani di una partnership o di un privato, poi alla fine non ne usciamo più. Ecco, è importante che il pubblico in alcuni casi, in alcuni settori, possa mantenere la proprietà forse dei mezzi di produzione, per consentire poi un ricambio nel gestore, per garantire continuità nei servizi ma senza legarsi troppo a un unico partner. Ecco, questa è una fotografia veloce di quello che stiamo facendo in Veneto, ecco, attraverso anche Azienda Zero. Vi ringrazio per... Grazie, dottor Monin. Io faccio il medico di famiglia, per cui questa cosa sull'accreditamento della medicina di base è un percorso che vede i riflettori molto accesi da parte della nostra associazione. So che anche con i colleghi del Veneto stiamo parlando, e insomma è un percorso che va costruito e che è abbastanza irto di ostacoli e di problemi. Grazie comunque. Chiederei al dottor Locatelli, che è direttore di Alisa, che è l'azienda ligure che si occupa della sanità, e anche con un vanter, direi, sul percorso. Noi abbiamo appena chiuso una convenzione per la medicina generale, che dice che dall'anno prossimo probabilmente bisognerà trattare il fatto che sulla diagnostica qualcosa si debba fare anche negli studi di medici famiglia. È impossibile pensare che l'unico strumento che in questo momento è obbligatorio nei nostri studi, voi sapete, essere il computer.
e non altre, mentre ci piacerebbe arricchirlo anche per offrire in una logica di prossimità migliori servizi assistiti. E so che in Liguria, anche con i nostri colleghi, state facendo un percorso. Grazie, buongiorno a tutti. Mi fa piacere questo momento di confronto. Ho preparato alcune diapositive e probabilmente le scorrerò in modo velocissimo per affrontare il problema che il dottor Corti mi ha segnalato, e poi per dare un po' di continuità con l'intervento del dottor Bonin e quindi sul significato che in Regione Liguria ha assunto il percorso di riforma. E gli obiettivi che abbiamo tutti per quel che riguarda la sanità pubblica sono quelli di efficientare il sistema. C'è uno scopo: mantenere l'universalità e l'etica anche di un sistema sanitario. Probabilmente ci deve un po' disincantare da una logica solo di richiesta di risorse. La prima cosa che occorre fare è fare un'analisi se alcuni modelli organizzativi possono aiutarci ad efficientare il sistema. Poi la ricerca di nuove risorse in momenti molto difficili e difficile la faremo assieme, non è che su questo non ci si trovi d'accordo. In questo senso assume un particolare significato la riflessione di oggi: sanità pubblica e privata. È già stato detto in particolare dall'assessore Saitta che il privato accreditato, quindi è pubblico a tutti gli effetti, quindi la collaborazione con il privato deve essere vista scevra da pregiudizi in una logica che sia nuova e cerchi di essere il più efficace possibile. Quello che il pubblico deve mantenere, dove è possibile inciampare, e avere una capacità di governo, di programmazione, ma soprattutto di controllo, che le attività svolte in ambito sanitario siano quelle che devono essere garantite ai cittadini. Quindi l'appropriatezza ha un significato se siamo capaci di garantire che il sistema pubblico, che sia gestito dal pubblico o dal privato, sia garantito per il cittadino. Non è una cosa semplice, anche perché i professionisti che sono in grado di svolgere questo lavoro necessitano di una formazione, di un training, di una esperienza sicuramente notevole in un settore che ha lasciato spesso questi professionisti un po' soli. In questo senso è andata la riforma della Regione Liguria con l'istituzione di un'azienda capofila che è Alisa e che svolge quelle azioni di coordinamento in qualità di azienda, quindi non soltanto come direttiva regionale che rimane con le strutture regionali, ma quale azienda capofila dell'intero sistema. Per cui alcune attività che possano essere più utilmente svolte in modo accentrato è evidente che portano con sé dei meccanismi di efficientamento in un territorio. Regione Liguria peraltro si presta bene a questo, è una regione di dimensioni non paragonabili ad altre che vi sono al nord, la Lombardia 10 milioni di abitanti, Veneto e Piemonte fanno lo stesso numero, Regione Liguria 1.600.000 abitanti, ha però delle caratteristiche demografiche, è la regione più saggia d'Italia e di Europa, ci stanchiamo di dire che è la regione più vecchia, è la regione più saggia. I problemi che oggi per la gestione della cronicità e di tanti aspetti sono presenti in Liguria saranno presenti nel resto d'Italia fra 10-20 anni, e quindi è sicuramente un test, e la necessità di avere dei meccanismi omogenei, di non avere le singole aziende che si comportino come silos, ognuna può trovare delle soluzioni eccellenti, solo che se vengono praticate solo in un ambito di un territorio, se non c'è permeabilità, spesso questo rimane un obiettivo che risulta fine a se stesso. Ecco che il percorso di riforma, e su questo mi taccio, ha seguito e l'ha anticipato dal punto di vista legislativo di pochi giorni, in una gara virtuosa, l'istituzione della consorella Azienda Zero del Veneto.
pendo il fatto che noi abbiamo avuto più fortuna con l'acronimo, per cui il nome di questa azienda è un nome anche gentile e carino, si chiama Alisa e credo sia di auspicio. In questo percorso anche il rapporto con la territorialità, cioè tutti diciamo spostare l'asse dall'ospedale al territorio, rapporto con la territorialità vede gli attori principali che sono i medici di famiglia, con i quali occorre stabilire rapporti che siano all'altezza dei tempi, le possibilità di azione che i medici di famiglia, in particolare quando operano in modo coordinato anche loro, sono molteplici. Regione Liguria ha scommesso sulla medicina territoriale, affrontando il problema delle cronicità, magari con gradualità, non con la velocità di altre regioni, ma affrontandolo solo e soltanto in questo momento con i medici di famiglia. Abbiamo iniziato con 2 delle 10 cronicità previste dal piano esiti nel 2017, quest'anno siamo a 4 di queste cronicità. In questo percorso anche noi abbiamo bisogno di strumenti nuovi, Fiorenzo. Gli strumenti nuovi sono quelli di poter riconoscere con elasticità ma anche con concretezza tutte le potenzialità che la medicina di famiglia può dare nella gestione delle cronicità. Come si fa a non poter riconoscere che alcune prestazioni oggi sono svolte a livello territoriale dai medici di famiglia e siamo alle prese con i problemi di accreditamento, di riconoscimento e quant'altro. È un argomento che vorremmo risolverlo, so che non siamo soli in questo percorso. Utilizzavo poi velocissimamente per descrivere, ma lascio solo questa, le altre non rubo il tempo agli altri relatori. Tra le azioni concrete che sono in campo in questo periodo in Regione Liguria vi sono azioni che richiedono una partnership reale forte con il privato che sia accreditato e quindi operi in un sistema pubblico. La prima azione è quella di attivare un percorso. Regione Liguria, per inciso, si trova con una presenza di privato in ambito erogativo che è una delle più basse d'Italia, quindi con percentuali ad oggi inferiori al 4-5%. La media nazionale sappiamo tutti qual è. Il primo percorso utilizzato è chiedere e mettere con un sistema di evidenza pubblica la partecipazione di soggetti privati alla gestione di alcuni ospedali pubblici. Questo percorso sta concludendosi in questi giorni, dovrebbero il 3 di luglio la data limite di presentazione delle domande di partecipazione a questo percorso. È stato un percorso impegnativo, sicuramente tanti pregiudizi in questo percorso. Credo che attrezzandoci in un sistema di miglioramento continuo per le attività di controllo e di programmazione del nostro bisogno possa dare dei risultati. Cos'è che viene richiesto al privato in particolare? Di inserire, di aiutare con un sano confronto, quindi non uso le altre parole, quegli elementi di efficienza e di avere meno lacci burocratici nel percorso degli acquisti, di acquisizioni di tecnologie, di servizi e quant'altro, di poterli inserire in un sistema che sia pubblico. I 3 ospedali interessati qui non ci sono, siamo già al personale dipendente ASL, ma è una diapositiva che non dice niente, è fatta così. Sono 3, scusate, c'era una diapositiva che aveva un senso se inserita in un contesto logico, era questo. Affidamento in regime di concessione di questi 3 ospedali ed è un percorso attuale. L'altro percorso che viene fatto, oltre ad una rivisitazione di un accordo con il sistema delle farmacie, private e pubbliche, ma la maggior parte sono private, per far sì che alcune attività, tipo la distribuzione per conto, siano omogenee, siano studiate con
prontuari unici in modo omogeneo su tutto il territorio, è quello di ricercare per un problema esistente da tantissimo tempo, e cioè la necessità di avere un nuovo ospedale nel ponente genovese, tutta la parte burocratica e tutto l'input, l'impulso politico, l'assessore Viale e il presidente Toti l'hanno dato in questi anni, di poter arrivare ad avere quello che è chiamato, per chi conosce Genova, Erzelli, l'ospedale del ponente genovese, che dovrebbe collocarsi in questa località. Ecco, Alisa ha coordinato un gruppo di lavoro pubblico con le potenzialità che vi sono per produrre quella che è chiamata l'analisi di fattibilità, che il codice degli appalti consente per poter operare in sinergia con operatori privati. È chiaro che i problemi in ambito di partenariato hanno un arco temporale lunghissimo, l'ha ricordato il dottor Bonin un attimo fa. In questo percorso, in questa analisi di fattibilità, un aggiornamento quinquennale è previsto. La tecnologia va al di là delle velocità che possono avere gli aspetti economici, gli aspetti, la società che cambia. Quindi questa è la prima considerazione. Penso nell'arco di 15 giorni che possiamo restituire alla Giunta questo lavoro. È un lavoro che ha coinvolto moltissime professionalità, vedo solo da arrivarci. Quindi gruppo di lavoro per lo studio di fattibilità era costituito da diversi soggetti, questa è una diapositiva che mette il chi fa che cosa e chi è il capofila in ognuna di queste attività. È un lavoro che deve avere una relazione illustrativa, una relazione tecnica, degli elaborati grafici, un elaborato tecnico-economico. La cosa più importante dell'elaborato tecnico-economico è che dopo che gli economisti si sono hanno analizzato tutte le prospettive, se è sostenibile o no. Ecco, i risultati parlano di una sostenibilità. La novità può essere che sia la costruzione che la gestione per il periodo di tempo previsto sia a totale carico di soggetti privati accreditati. Quindi questo è il percorso di Regione Liguria. Grazie. Grazie Walter. Dottor Lino Del Favaro, esperienza ospedaliera, esperienza di territorio. Adesso all'Istituto Superiore di Sanità, però ti vorrei anche una riflessione importante. Oggi Vietti ha parlato che se si va sotto il 6% di finanziamento si rischia che vada in default il sistema. Però c'è un problema molto importante, che è l'integrazione con il sociale, e quindi vedere quali altre fonti di finanziamento a sostegno delle famiglie ci sono nel nostro paese. Mi riferisco alla 104, mi riferisco agli assegni di invalidità, mi riferisco ai lavori socialmente utili, ed è importante, io penso, a tutto questo sistema, che non è solo il Fondo Sanitario Nazionale, debba essere analizzato anche alla luce dell'intervento del partner privato. Assolutamente sì. Devo però dire in premessa che l'Istituto Superiore di Sanità oggi gestisce un importante progetto europeo, TURIC, sulla sostenibilità dei sistemi europei, allargato a Canada e Giappone, e quindi stiamo vedendo un po' tutti i sistemi, sia i sistemi a modello beverage, cioè finanziati dalla fiscalità generale come il nostro, sia i sistemi assicurativo sociali, perché di fatto sistemi assicurativo puri non ce ne sono più, ormai diciamo che i sistemi si stanno mixando tra di loro, quindi hai sistemi che hanno una radice prevalentemente come noi finanziata dalla fiscalità generale, altri che l'hanno finanziato dalle assicurazioni, però pur sempre integrate poi da investimenti consistenti anche dello Stato. E devo dire che un po' tutti i sistemi oggi sono in crisi, a prescindere che abbiano il modello beverage o il modello, diciamo, Bismarck.
con una maggior acuzia, diciamo, da parte dei sistemi a fiscalità generale. Vedete che i sistemi a fiscalità generale, la Grecia è saltata, Portogallo idem, l'Inghilterra è in fortissima difficoltà. Basta sentire il mondo medico anglosassone, vedere anche le cronache, sono in fortissima difficoltà. E quindi un po' tutti, diciamo, arrancano, diciamo che c'è chi piange con due occhi e chi con uno solo, ecco, con due occhi piangiamo noi che abbiamo il sistema universalistico, perché il sistema universalistico ha un, io sono per il sistema universalistico, l'ho preciso, e ha un sacco diciamo, di aspetti positivi, di risvolti positivi, soprattutto di carattere etico-sociale, però ha l'indubbio svantaggio che nel momento in cui cala il reddito, nei momenti di crisi, cala il gettito fiscale, il sistema ovviamente va in tensione, come è accaduto dopo la crisi del 2008. Fortunatamente devo dire che siamo riusciti, nonostante tutto, a salvare il sistema, perché oggi, se voi osservate i maggiori rapporti nazionali, dei principali, dal rapporto della Sdabocconi al rapporto di Tor Vergata ai vari all'Osserva Salute della Cattolica, sono tutti che alla fine ti disegnano un sistema complessivamente ben funzionante, salvo ovviamente le due o tre velocità del nostro paese, perché il vero tallone d'Achille nostro non sono tanto le regioni del nord, che grosso modo riescono a resistere, quanto il tema del sud. Ecco, c'è veramente una differenza enorme, perché i sistemi, i modelli, diciamo, anche regionali del nord Italia si avvicinano ai servizi dati dai sistemi francesi, tedeschi, austriaci, scandinavi, e invece l'offerta data al sud si avvicina ai dati della Romania, Bulgaria, Nord Africa, eccetera, eccetera. Abbiamo dati veramente per molti aspetti allarmanti. Ecco, in questa dimensione però è chiaro che, come diceva, mi sollecitava prima il coordinatore, è ovvio che occorrono mettere insieme tutte le risorse. La spesa sociale oggi in Italia, diciamo che non è ben governata, non è governata al meglio, in quanto, se pensate che l'INPS eroga 14 miliardi di assegni di accompagnamento, di indennità, che di fatto finanziano il mondo delle badanti, perché le 700-800 mila badanti sono per gran parte finanziate dal... Quindi potremmo rendere meglio funzionante l'insieme, perché vi dico che in altri paesi anche i benefici dell'INPS alla non autosufficienza sono erogati in base al reddito, e sono erogati in Francia o in Germania attraverso quattro fasce di complessità. Noi abbiamo una fascia unica, quindi andrebbe meglio distinto, ovviamente, il tipo di finanziamento che ti do per il tipo di problema che hai, e ovviamente andrebbe correlato al reddito, perché è assurdo che chi ha redditi medio-alti, diciamo, possa beneficiare dell'assegno di accompagnamento, insomma, dell'invalidità. Ecco, quindi sono tutte cose che nel nostro paese vanno fatte, andrebbero fatte, e sono estremamente urgenti. Volevo però tornare anche su un'altra questione di cui si è parlato stamattina, che è la presenza del dottor Vietti parlava di 35 miliardi di incidenza della spesa autopocket. In realtà io ho avuto dati recenti che si avvicinano più ai 40 che ai 35, ormai sono attorno ai 40 miliardi, ed è peraltro una spesa crescente, solo che è una spesa disorganizzata, per cui si deve introdurre, e poi ne parleremo pomeriggio, il tema della seconda gamba, che sono i fondi sanitari integrativi, che stanno crescendo anche grazie alla contrattazione collettiva nazionale. Ci sono mondi come i metalmeccanici che hanno aderito ai fondi integrativi, la FIOM ha firmato l'accordo per il contratto integrativo, però intorno a questi temi si leggono ancora molte perplessità, perché non sempre emergono dai convegni, qui dice che tutto è bello, che i fondi integrativi, però io sento che nel mondo politico soprattutto ci sono ancora molte riserve su questi aspetti, che si tratta poi non di rendere
un sistema pubblico che vada verso il privato, ma si tratta semplicemente di organizzare al meglio la spesa che comunque il cittadino fa, spende per ticket, per prestazioni, diciamo, per superare le liste d'attesa, per mille cose, insomma, che ben, per farmaci che ben conoscete. E poi c'è un altro piccolo pilastro che sta crescendo, che è quella dell'assicurazione vera e propria. Oggi, diciamo, c'è un forte investimento del mondo assicurativo sul modello estero, ovviamente, in questa dimensione. Quindi abbiamo il sistema sanitario nazionale propriamente inteso di 113-114 miliardi, abbiamo 40 miliardi di spesa privata, e all'interno di questa abbiamo una piccola fetta assicurativa, però che dimostra una certa vivacità. È stato affrontato stamattina anche il tema del rapporto pubblico-privato, privato-accreditato. Allora, si è detto benissimo che il privato accreditato deve essere considerato a tutti gli effetti parte del sistema, però per considerarlo parte del sistema occorre che la programmazione regionale si occupi anche attentamente di questo aspetto, cioè a una struttura privata gli va data una mission precisa e all'interno ovviamente di una visione generale in cui si diceva l'obiettivo primo è quello di ridurre la mobilità passiva da un lato, oppure di incrementare, se volete, l'attiva, ma quantomeno di rendere un territorio regionale il più autosufficiente possibile in termini di offerta e di risposta ai cittadini. Si è parlato anche, oltre che di vedere il privato come privato accreditato come un mondo complementare al pubblico, si è parlato anche di competizione. Allora, dove vedo io possibile la competizione pubblico-privato? Vederla tutto tondo vorrebbe dire infilarsi in una follia in cui tutti facciano tutto, e non ha senso. Non ha senso, cioè uno deve specializzare. Ecco, io quindi la vedo molto sul livello, sulla fascia medio-alta dei DRG, cioè quindi la vedo sull'alta complessità, dove effettivamente ci può essere una gara stimolante in termini di tecnologie, di soluzioni organizzative e anche di offerta, perché se noi immaginiamo la competizione sulla parte bassa, diciamo attorno al peso di DRG attorno a 1 o 1,2, non ha senso, perché già il pubblico quel tipo di lavoro lo fa. Oppure in nicchie che si stanno sviluppando molto interessanti nell'extra ospedaliero, o quantomeno in quel mondo intermedio tra l'ospedale e il territorio. Perché io mi ricordo, io feci il direttore della Città della Salute e della Scienza, fui il primo direttore qui a Torino, e avevamo 14 giorni di degenza media nelle medicine, che era una pura follia, che riuscimmo a risolvere in parte solo scaricando parte dei pazienti, indirizzando parte dei pazienti subacuti alle cosiddette strutture intermedie gestite. C'è una struttura di una sessantina di posti letto, che adesso penso sia anche aumentata, c'è la presenza di due medici e venivano gestite benissimo. Quindi si entrava in un concetto cosiddetto di bed management, cioè di gestione del letto, ovvero io spiego al paziente che viene ricoverato alle Molinette, quindi dico: guarda che con questo tipo di patologia il paziente starà 8-10 giorni all'interno dell'ospedale, dopodiché ci sarà una struttura intermedia che lo accoglie per 30, e poi immaginiamo un percorso successivo di RSA. E quindi però per fare questo ci vuole un sistema informativo che prenda in carico le varie situazioni, che sappia darti le giuste informazioni, che ti consenta ovviamente di gestire il percorso e di gestire anche le famiglie, perché poi sono i familiari che vanno gestiti moltissimo, perché diversamente hai degli sprechi enormi con degenze, diciamo, prolungate all'interno dei reparti, fenomeno che penso sia ancora presente, perché è difficile che si possa risolvere. Ecco, in questo mondo in cui il pubblico ha difficoltà, qui vedo uno spazio molto interessante per il privato. Privato che quindi non solo RSA in senso stretto, ma anche quelle che si definiscono strutture intermedie, o taluni definiscono ospedali di comunità, insomma quelle sono le strutture degenza 20, 30, 40 giorni che servono per la fase non tanto post-acuta ma subacuta, così completeremo ovviamente
e lì c'è una buona area di inserimento. Pensate, quando io ero direttore generale in Veneto, feci il primo affidamento esterno per la centrale operativa e per talune funzioni a una società privata, feci un appalto, dove sei matto, in realtà poi è funzionata benissimo e tuttora in provincia di Belluno la assistenza domiciliare si regge, diciamo, su quell'impianto. Quindi il privato può entrare benissimo anche nell'area, dicevo, del subacuto, del post-acuto e anche della domiciliarità, che oggi è uno degli aspetti più deficitari del nostro paese, colmato e risolto alle badanti, insomma, se che sono chi dice 800, chi 900.000, comunque un numero consistente, se per miglioramento del benessere dei paesi da cui provengono le badanti dovessero trovarci in difficoltà su quel fronte, non so veramente come il nostro sistema farebbe a reggere, insomma, perché badante poi vuol dire utilizzo anche del nucleo familiare, vuol dire utilizzo di tante cose. Pensate che addirittura in Germania, per favorire la domiciliarità, acconsentono anche al pagamento, quindi a tutti gli effetti, anche previdenziali, eccetera, assicurativi, del nipote, del parente, di chi vuole dedicarsi alla cura dell'anziano. In Francia hanno creato 4 milioni e mezzo di posti proprio in questa grande, grande area. Quindi ci sono spazi che si aprono non tanto, diciamo, sull'alta complessità, oppure su perché capite che anche i farmaci intelligenti che stanno arrivando sul mercato dovrebbero ridurre e prosciugare sempre di più la degenza ospedaliera per la fase acuta. No, il farmaco con l'epatite C dovrebbe eradicare completamente il fenomeno, quindi, insomma, oggi sono farmaci che stanno arrivando, io dall'istituto lo vedo, insomma, di estremamente interessanti, che potrebbero cambiare proprio l'impianto anche dell'offerta sanitaria. Un'ultima parola la volevo dire sul partenariato pubblico-privato. Il dottor Bedin parlava oggi dell'ospedale Colivieri di Putti di Cortina, la feci io all'epoca la prima esperienza di società mista pubblica-privata. È un'esperienza che fortunatamente è andata bene, è durata una quindicina d'anni circa, perché era nel 2002 quando iniziamo, 2001-2002, e ha creato anche le condizioni, diciamo, per un ulteriore sviluppo ed evoluzione. Però all'inizio fu estremamente complesso, estremamente difficile, perché il 9 bis della Bindi allora prevedeva che il pubblico dovesse avere il 51% nella fase iniziale della sperimentazione. Poi, andando a regime, il pubblico può mantenere anche una quota inferiore e diciamo avere una sorta di golden share e lasciare che il privato, diciamo, si gestisca il tutto. Ma all'inizio fu complesso, perché dovevamo immaginare una governance in cui c'è il presidente del consiglio d'amministrazione, che era l'emanazione dell'ASL, e l'amministratore delegato, diciamo, emanazione del privato, però con una qualche, diciamo, complessità e anche incertezza di prospettive future, perché la norma all'epoca non definì bene quanto dovesse durare, come dovesse chiudersi. Era una norma di buona volontà, ma che poi ha lasciato, diciamo, all'inventiva regionale le soluzioni, e nel Veneto devo dire che si sono trovate buone, perché sono ben due società miste pubblico-private che operano, e mi pare anche con successo, una nell'ambito della riabilitazione, quindi interessanti. Un'ultima battuta sulla finanza di progetto. Io ho vissuto, ho fatto il direttore generale per molti anni in Veneto prima di venire a Torino, ho fatto un'unica esperienza molto interessante, che è stata di leasing in Costruendo, in quel caso è un'esperienza veramente molto molto molto, diciamo, poco utilizzato come strumento, ma di estremo interesse, perché in quel caso spostavi comunque sull'impresa, su chi si assumeva in carico dei lavori, il rischio del completamento dell'opera e il finanziamento dell'opera lo facevi contestualmente. Mi ricordo che allora facemmo un accordo con l'Euribor più, non mi ricordo, lo 0,25 o lo 0,5%, quindi praticamente nei 10 anni l'opera non ci costò quasi nulla e venne realizzata interamente proprio chiave in mano a carico di un AT
è privata. Provammo a progettare, anche quando ero a Torino, una soluzione per le molinette che contemplava una sorta di nuovo su vecchio come principio, cioè può essere nuovo o nuovo su vecchio. Adesso si è optato, mi pare, per la soluzione nuovo, forse migliore. Io all'epoca sposai la tesi del vecchio su nuovo, di nuovo su vecchio, però con un però. Bonibrio parlava della criticità della finanza di progetto. Noi abbiamo visto in Veneto alcune esperienze che sono andate maluccio, altre che sono andate benino, altre che sono andate bene. Oltre, diciamo, ad aver maturato nei tempi anche le modalità contrattuali, aver fatto una certa esperienza che all'inizio non c'era, quindi si è costruita un'esperienza su come costruire una buona finanza di progetto, c'è una questione che sta alla base di tutto, che giustamente non bisogna finanziare le opere con attività core, quindi radiologia, laboratori e quant'altro, perché cambiano le tecnologie e poi hanno interesse a produrre di più, non a contenere la produzione, quindi ti mangiano anche l'anima. Però finanziare un'opera con le attività economali è abbastanza difficile, perché parti con una base finanziaria, o parti con una base finanziaria alta, o parti con il 60-70% che è tuo e gli dai da completare un 30%, 30-40% quello che è. Se parti senza un soldo, evidentemente è chiaro che gli oneri finanziari, gli oneri del rischio eccetera eccetera ti schiacciano, ti massacrano. È preferibile fare un finanziamento BEI o con qualsiasi altra soluzione che almeno ti lascia libertà di scelta, ecco. Dipende quindi da quanta dotazione di capitale iniziale hai. Grazie, dottore Favaro. E tra l'altro, intanto chiamerei il dottor Gianantasio dell'Isola al tavolo. Una breve riflessione: oggi pomeriggio sapete che c'è una discussione anche sui fondi integrativi, mi pare che qui a Torino stia scendendo in campo in modo importante anche Intesa San Paolo. È una riflessione sulla inappropriatezza. L'inappropriatezza che non sempre deriva dagli operatori del servizio sanitario, non sempre deriva dagli accreditati, ma molte volte è una cosa che vediamo anche nel welfare aziendale. Quando all'interno di alcuni contratti di lavoro vengono anche vengono offerte ai dipendenti una serie di servizi, soprattutto sui pacchetti prevenzione, ci segnalano molti medici di famiglia che vengono fatte una serie di attività che assolutamente sono inutili. Quindi la necessità di monitorare, anche da un punto di vista di salute pubblica, una sorta di prestazionismo esagerato che alla fine non porta a casa risultati in termini di salute. Allora, lei ha una visione del Sud Europa, vedo. Quindi in qualche modo sono tutti Beveridge in Sud Europa, o c'è qualche Bismarck? Ma la maggioranza è Beveridge. E poi c'è la parte che riguarda qui i device e non solo i farmaci. E non solo farmaco, e le soluzioni abbinate. Che questo, perché mentre negli Stati Uniti FDA fa tutto, qui da noi invece c'è abbiamo il Ministero e c'è l'AIFA, che sono cose separate. Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio l'organizzazione e tutti i partecipanti. Sì, grazie. Brevemente parliamo di che cosa facciamo come Boston Scientific nel mondo dell'healthcare e come interpretiamo di fatto la partecipazione pubblico-privato e come azienda stiamo supportando questa partecipazione. Come diceva il moderatore, io sono il responsabile di Boston per il Sud Europa e ho una visione differente, diciamo, dei sistemi sanitari nazionali. Portiamo quella che è la nostra esperienza e l'evoluzione che aziende del settore dei dispositivi medici stanno facendo all'interno di sanità pubblica privata in un'ottica di partnership. Giusto, diciamo, un'informazione: chi è Boston? Oggi noi supportiamo medici che trattano oltre 24 milioni di pazienti nel mondo. Investiamo circa $1 miliardo nella ricerca scientifica, abbiamo circa 23.000 brevetti e marchi registrati
e soprattutto sono in corso oltre 135 sperimentazioni per l'introduzione di nuovi dispositivi a tutela, io dico, dei pazienti, in particolare in area cardiovascolare, in area endoscopica, urologica, ginecologica e neuromodulazione. Ah, pensavo che... Ok, no, no, mi scusi, non si preoccupi. In totale è un'azienda che attualmente è presente in oltre 100 paesi nel mondo con un fatturato globale di 10 miliardi di dollari. Andando direttamente al punto e quindi osservando quello che abbiamo visto fino adesso, diciamo, questi sono i fenomeni che noi stiamo osservando, ma non soltanto a livello italiano, a livello del Sud Europa, ma è ciò che sta accadendo di fatto un po' in tutti i sistemi sanitari nazionali, tanto in Europa quanto negli altri paesi al di fuori dell'Europa. Erosione delle tariffe, limiti per quanto concerne i volumi di prestazione è uno dei problemi chiave che ha il sistema sanitario, perché ci sono pazienti, non ci sono le risorse disponibili, non vengono trattati, aumenta la lista d'attesa, con conseguente aumento del costo di gestione della cronicità del paziente nell'attesa che venga trattato. Un altro elemento molto importante, un po' tutti i relatori che mi hanno preceduto l'hanno sottolineato, è la carenza di personale all'interno delle strutture sanitarie pubbliche, ma posso dire anche all'interno delle strutture sanitarie private accreditate, si pone lo stesso identico problema. È un ulteriore elemento importante da non sottovalutare, riguarda la rete territoriale, i sistemi di referral che almeno nel nostro paese, tanto in Spagna quanto in Portogallo, Grecia, Malta, Cipro, che sono le aree di cui di fatto ne sono direttamente responsabile, sono molto frammentate. È un grandissimo problema che è presente in tutti i paesi che ho appena evidenziato. E l'ultimo, le infrastrutture obsolete. A fronte, diciamo, di queste caratteristiche e di queste problematiche del sistema, Boston che cosa ha fatto? Cioè, noi eravamo noti come un'azienda che producevano dispositivi medici. A fianco ai dispositivi medici, per patologie cardiovascolari prevalentemente, poi abbiamo abbinato le patologie sulla DBS, sulla parte la gestione del dolore, le patologie urologiche, ginecologiche, endoscopiche, quindi abbiamo un ventaglio, io dico, di prodotti molto importanti. Abbiamo, come dire, incominciato a fare un passo verso la soluzione, è iniziato, diciamo, un decennio fa affiancando i servizi di formazione specializzata per il personale medico e sanitario, ci siamo posti il problema dei servizi di centrati sulla gestione della terapia e da 5 anni abbiamo lanciato di fatto una nuova attività che è finalizzata alla partnership pubblico-privato con la gestione e condivisione del rischio attraverso un portafoglio di soluzioni che l'abbiamo denominato Advantix. Con questo portafoglio di soluzioni rispondiamo, io dico, seppur parzialmente, alle problematiche che ci sono oggi nei sistemi pubblici e privati, e sono un portafoglio di soluzione, diciamo, articolato. Vanno dal supporto finanziario per l'ammodernamento prevalentemente di sale cardiovascolari a un intervento, io dico, di carattere più consulenziale all'interno delle strutture pubbliche e private, finalizzata all'ottimizzazione dei processi per quanto riguarda la soluzione chiamata performance optimization, e supportare il centro, io dico, nell'attrarre il paziente, nell'introdurre nuove terapie ancorate di fatto a quello che è il limite di budget che una struttura tanto pubblica quanto privata ha. La penultima soluzione indicata come managed service è quella più articolata e complessa, perché mette insieme tutte le soluzioni, cioè dai supporto finanziario, quindi progetti e realizzi la sala operatoria, fornisci le tecnologie, ne prendi in carica la manutenzione, fai di fatto un'attività di ottimizzazione dei processi all'interno dei reparti cardiovascolari per ottimizzare, io dico, il percorso del paziente e la gestione della struttura stessa, supporti eventualmente il centro pubblico-privato nell'introdurre nuove terapie
o portare dentro, attrarre nuovi pazienti su terapie elettive, ed infine ne fa la totale gestione di quella che è la supply chain, quindi l'ottimizzazione di tutto ciò che è il processo di acquisto dei materiali. Il tutto è, viene fatturato in maniera differente, un prezzo per procedura dove ogni quota che riguarda le attività viene fatta è spesata sulla procedura. Questo di fatto rappresenta una vera e propria condivisione del rischio, perché sono contratti poliennali nell'ambito dei quali vengono fissate una serie di regole a seconda delle quali, se siamo più vicino o più lontano o siamo, come dire, nella posizione migliore rispetto a quelle regole, ci sono una serie di compensazioni, e quindi possiamo dire che il sistema sanitario, tanto pubblico quanto privato, pagherà o non pagherà o pagherà parzialmente gli investimenti che sono stati effettuati. Faccio un esempio per renderla più semplice rispetto a una tematica che è abbastanza articolata e complessa. Supponiamo che c'è un'attività il cui investimento sia 100 e sostieni questo investimento lungo 5 anni, quindi significa che l'investimento va spesato 20 all'anno. Fai un accordo su un numero di procedure, supponiamo che la struttura deve fare 100 procedure l'anno, dove all'interno di queste procedure è allocato la quota di investimento annua. Se fa 100 il cliente non paga nulla, quindi l'investimento sarà spesato perché è già pagato all'interno del prezzo della procedura, cioè l'utilizzo dei prodotti, dei device necessari, degli accessori che compongono di fatto la procedura. Se sta sotto il 100, e qui poi ci sono le regole finanziarie a seconda della tipologia di investimento, pagherà solo la quota parte al raggiungimento del 100. Se è sopra 100 verrà addirittura ridotto il prezzo della procedura della quota parte dell'investimento, quindi è quello che noi lo definiamo una situazione win to win, no? Con il cliente, cioè significa io ti aiuto, io sostengo l'intero investimento, facciamo un accordo complessivo sui dispositivi medici e sulle procedure da fare, e a seconda di dove ci posizioniamo nel corso della durata del contratto ci possiamo trovare in una situazione in cui siamo nel pieno rispetto del contratto, siamo nella posizione migliore e quindi riceverai una nota di credito da questo punto di vista, o viceversa siamo nella posizione diciamo non favorevole rispetto a quelli che sono stati gli impegni contrattuali presi, e da questo punto di vista riceverai di fatto una nota di debito come differenza per l'investimento che è stato effettuato. Questa è una forma vera di condivisione di rischio tra le parti. L'ultimo e non ultimo per importanza, l'ultimo ma non ultimo per importanza riguarda quello che noi chiamiamo il disease management. Noi ci siamo posti il problema della cronicità, soprattutto sulle malattie cardiovascolari, e abbiamo di fatto realizzato una soluzione che è un mix tra piattaforme, digitalizzazione, quindi piattaforme IT, device, che vanno ad integrare la gestione della vita del paziente dal momento in cui il paziente manifesta di fatto i sintomi della patologia al momento in cui il paziente viene trattato, quindi diventa acuto e di fatto viene trattato e viene ridato e ripreso in carico dalla parte delle strutture territoriali. È un'attività dove lo stiamo facendo, in particolare negli Stati Uniti e in Inghilterra. Spero di poterlo portare presto anche nel sud Europa e come primo paese l'Italia, perché sono italiano e quindi da questo punto di vista sto, come dire, chiedendo all'azienda di fare l'investimento di fatto nel nostro paese. È un'attività estremamente interessante perché di fatto hai la gestione del paziente negli n momenti della sua vita, soprattutto sulle malattie croniche. La fibrillazione atriale per esempio è una delle malattie che abbiamo implementato, e ci dà tutta una serie di informazioni che io dico nel medio termine, lungo la gestione della cronicità del paziente, abbassa il costo del sistema sanitario, perché il paziente viene trattato nel momento in cui deve essere trattato e non soltanto quando si pensa di doverlo trattare. E qui mi ricollego al dottor Del Favero e ai predecessori che hanno più volte sottolineato che non sempre il trattamento del paziente
viene fatto in maniera, io dico, oculata, no, da parte delle strutture, in questo contesto più di strutture di sanità privata accreditata, no, rispetto alle strutture di sanità pubblica. Strumenti del genere danno la possibilità di chiarire effettivamente la patologia, l'evoluzione della patologia, quanto diventa acuto, il momento in cui deve essere trattato e poi il monitoraggio successivo, che ci sono ulteriori costi da non sottovalutare. Con questo io avrei terminato. L'ultima, giusto per darvi un'idea, in Europa, come vedete, queste sono una serie di realizzazioni che stiamo facendo legate alle soluzioni in un'ottica di partnership con i sistemi sanitari. Io vi ringrazio. Grazie. Per l'attenzione. Interessante questa novità, quindi il pagamento per procedura, come sì, il pagamento per la presa in carico, quindi superamento del pagamento per prestazione, e poi c'è anche il pagamento per risultato, che mi pare che sta arrivando. Un altro aspetto io penso sia interessante è quello degli health impact bond, e quindi la modalità, la possibilità di finanziare attraverso fondi, diciamo, privati, attività che però sono remunerate nel momento in cui portano a casa i risultati, ma che sono a governance pubblica. Ok, grazie.